Stamattina tutto chiaro? Ci sono domande, approfondimenti? No. Tutto chiaro? Sì. Ok. Allora, oggi pomeriggio parlerei di... entrerei più nello specifico dei social, andando a vedere quali sono i social che, diciamo, sono più interessanti, diciamo così, quali sono, a mio parere, dalla mia esperienza, quelli che sono, che dovrebbero essere da usare assolutamente e quali invece sono da usare per specifiche esigenze, andare a vedere, insomma, ciascuno di questi, o almeno i principali, perché poi insomma, cominciano a essere anche tanti, e poi andare a vedere se e come mixarli e quindi anche come lavorare a livello di sistema. Ok? Sto parlando naturalmente per un ente culturale, quindi è specifico per un ente culturale, anche se anche per esperienza in altri settori, in ogni caso questi social che vedete qui e questa ripartizione principali, diciamo potenziali e ulteriori, la ritrovo in generale in una comunicazione social media. Cosa vuol dire principali? Vuol dire i social media che io considero il pacchetto minimo per l'utilizzo. Il pacchetto minimo per l'Opera di Firenze o il pacchetto minimo per il teatro di parrocchia o l'oratorio? Sia per l'Opera di Firenze che per l'oratorio. Quindi Facebook, Twitter e YouTube, secondo me, sono quelli che occorre utilizzare. Grazie. Sì, sì. No, no, arriva. A me arriva, quello che conta è che arrivi a me, sapete cosa me ne importa. Sto qua allora, va bene. Allora, Facebook, Twitter e YouTube. Facebook perché... che cacchio. Perché ha 1.300.000.000 di iscritti. E, come dicevo ieri, quando parlo di ieri è perché ho fatto un seminario specifico a Corea, ma dicendo cose in realtà diverse. Facebook ha 1.300.000.000 di iscritti, come dicevo, se fosse un paese sarebbe il secondo paese del mondo dopo la Cina come numero di abitanti, diciamo così. Twitter, che comunque ha i suoi bei 650.000.000 di iscritti, a mio parere è interessante da utilizzare perché ti consente di diffondere bene la comunicazione e di riuscire anche ad avere una buona viralizzazione. YouTube, l'abbiamo detto, è il secondo motore, non so se l'abbiamo detto, è comunque il secondo motore di ricerca dopo Google, per cui le ricerche dopo Google non sono fatte su Yahoo, ma sono fatte su YouTube, che comunque è di Google. Perché comunque, come ho già detto, qualche video che parli di noi, molto probabilmente c'è, perché YouTube programma 5 miliardi di video ogni quanto? Ogni quanto ci sono 5 miliardi di video su YouTube? Ogni anno? Al giorno. 5 miliardi di video? Sì. Facciamo una festa. Inconsapevolmente. Di questi 1 miliardo sono miei, però comunque ok. Perché i video sono il linguaggio praticamente, diciamo, che hanno in assoluto più interesse. Per esempio, questa è la famosa pagina di Sensational Umbria, che è questa mostra che abbiamo fatto a Perugia, delle foto di Steve McCurry che racconta la regione Umbria attraverso le sue foto, è la campagna di comunicazione del turismo Umbria.
vedo che non avete mantenuto le promesse, solo un like in più. Quando andate a casa, qua cito Papa Giovanni, andate a casa, date una carezza ai vostri figli e date un like. E ditegli di dare un like a Facebook, e così vedete me e Tim McCarry, che poi è un po' l'articolo il, perché Tim McCarry è alto 1,40, 1,50, va. E questi sono gli insights di Sensational Umbria, ma in generale, se gestite pagine, questa è la sono le statistiche dei post. Se vediamo, la portata dei post, che vuol dire, allora questa, a proposito, di che voce stiamo parlando? Della voce post, per quanto riguarda l'insights. Se avete mangiato pesante, sono cavo di volte, ok? Qui, ma che cazzo, questi schemi meravigliosi tattili che non si funzionano mai. Allora, questa specie di balenottero è l'andamento, secondo Facebook, dei fan di Sensational Umbria. L'andamento nel senso che sono, quando sono online, i fan della pagina, non a vedere la pagina, scusate, quando sono con Facebook aperti i fan della pagina. Questo è dell'ultima settimana, questo è giorno per giorno, lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato e domenica scorsa. Quindi secondo questo, l'orario migliore per postare sono le 2 del pomeriggio e le 10 di sera. Io ci credo e non ci credo, sempre per una questione di attenzione, ma poi anche per una questione editoriale, per cui vedrete che voi fan, vedrete che Sensational Umbria posta al mattino, posta se può anche al pomeriggio verso le 2:30 e poi posta la sera, ma più verso le 6:30 che verso le 9, perché le 9 non è un consumo. Invece questi sono i post, e era per farvi vedere, facendo finta che l'abbia preso, un po', che questa è inserzione, ma questo, immagini in movimento si accostano alla fotografia, è il post che ha avuto più visualizzazioni in assoluto. Ho attaccato qualcosa. Dove va? Questi sono i dati che indicano la qualità di un post. Come vedete non sono pochi. Questa è la pagina, la parte amministratore, gli utenti non lo vedono. Almeno gli utenti di Sensational Umbria, poi sulle vostre pagine invece li vedete per quanto vi riguarda. Questo post, che è quello che in assoluto ha avuto più visualizzazioni, domanda: che cos'è una visualizzazione? Che cos'è una persona raggiunta? Cosa vuol dire? Che vede? Che clicca? Che vede? No, la risposta è no a tutto. È una persona che visualizza. Cioè, non è mica detto che l'abbia vista, e non, sicuramente non è mica detto che l'abbia cliccato, perché i click sono qua. Vuol dire che è uscita sulla sua pagina, sul suo newsfeed, sulla sua parte di notizie. 19.160 visualizzazioni su un canale che attualmente ne ha 5.800, ma all'epoca ne aveva 2005, vuol dire moltissimo. Vuol dire, primo, che il video è di per sé un contenuto interessantissimo. Stiamo parlando di 8 volte la base fan. B, vuol dire che io mi do una potenzialità di 20.000 like. Mi seguite? Poi non so se arriverò, eccetera, lasciamo stare, una mostra durerà fino a fine anno, quindi stiamo lavorando su lungo periodo. Vi assicuro che lavorare su una mostra che è in un posto ed è la stessa mostra per 8 mesi è dura, perché devi raccontare un sacco di cose. 720 mi piace, vuol dire che questo video ha avuto 420 mi piace, commenti e condivisioni,
che prima si chiamavano persone che hanno interagito, qualcosa del genere, sono queste quelle che hanno visualizzato, che non vuol dire visto, vuol dire che erano presenti quando è uscita sul loro newsfeed, o aggiungo, come si fanno ad aumentare le visualizzazioni, a parte facendo inserzioni, facendo dei post che hanno, dove cacchio è? Non trovo più le condivisioni, hanno le condivisioni. Questo post ha avuto 188 condivisioni, che vuol dire quindi che ci sono delle persone o anche delle pagine che hanno condiviso questo post dicendo è talmente bello, è talmente interessante che lo voglio far vedere anche ai miei amici o ai miei fan. È anche per quello che fai le visualizzazioni, perché comunque ti aiutano tutti gli altri a fare visualizzazioni, chiaro? Vuol dire quindi che se fai dei post interessanti vieni premiato, per fortuna, almeno una logica Facebook da questo punto di vista ce l'ha, su altre cose è meno logico. 720 interazioni, ecco mi è venuto in mente, sono 416 mi piace, 101 click sul post, 315 sulle condivisioni, 101 like sul post diretto, 315 dalle condivisioni, quindi le condivisioni che sono 188 sono state molto importanti, 99 commenti, eccetera, eccetera, e poi complessivamente 847 click sul post. Quindi questo è un contenuto video, ripeto, un po' strano, c'è cioè un promo un po' strano. È talmente strano che non va. Non lo sento sulla cassa. Lo sentite sulla cassa, no? Sì? Lo senti? Era qua. Grazie. Full of art, great culture. One of the great things about Umbria and Italy is that it's a very unique, special part of the world. Full of art, great culture. Food, wine, wonderful landscape and rich hospitality. There are still many things I want to discover, and new stages of this adventure. The journey continues. Questo è il promo della mostra ed è in realtà anche il promo della regione. È un po' strano perché c'è questo, insomma, a me pare un po' strano, però è carino. E soprattutto mi ha fatto 19.000 visualizzazioni. Dimmi. No, 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 mi hanno dato questo promo, l'ha fatto un'agenzia, eccetera. Queste sono frasi di McCary che parla dell'Umbria tradotte. In inglese, ma hanno fatto parlare lei, che probabilmente è lei, la testimone si chiama Veronica, per cui la regione Umbria in realtà ha un testimone al macro che è McCary, e lei che si chiama Veronica, che è Umbra, che è quella della... Che si sentiva l'accento. Sì, diciamo che ha un accento un po' italiano, ecco, diciamo così. E comunque, questo è il contenuto... E anche un altro video che abbiamo postato ha comunque avuto moltissimo successo. Quindi Facebook, Twitter e YouTube, tre social essenziali. Quindi l'ordine potrebbe essere anche di importanza. Sì, sì. Video, cioè su Facebook per esempio, video, foto, contenuti. Ogni post deve avere la foto, ogni post.
Se non ti piace l'anteprima, Facebook ti consente di cambiarla. E da poco questo. Dopo vi faccio vedere anche a voi questa cosa. E comunque i video funzionano, però non puoi postare solo video su Facebook, ci deve essere un mix giusto. Però ogni post con immagini, quando se hai delle foto puoi anche fare un album foto su Facebook, però gli altri social fotografici esistono per qualche motivo, che quindi vediamo cosa vuol dire questo. E insomma, su Facebook devi fare post sempre differenziati, cioè se fai un video, io con questo il video l'ho postato il lunedì, avevo altri video che ho postato una decina di giorni dopo, perché comunque devo anche lasciare il tempo di condividere condividere il video e di farlo salire. Avete creato un evento anche? No, l'evento io non li creo, non mi piacciono. Non mi piace creare eventi sulla pagina. Per esempio, se io ho una stagione teatrale, io voglio lanciare e voglio parlare sempre del marchio complessivo e mai dei singoli contenuti, come se fossero anch'essi dei marchi a parte, perché io ho l'obiettivo di rafforzare complessivamente, per esempio, l'Opera di Firenze. Il Maggio Fiorentino l'altro ieri ha avuto probabilmente il concerto più importante di tutto l'anno, che era Berliner Philharmoniker, diretti da Dudamel, che è il top al mondo in questo momento, sia come direttore che come orchestra. Se avessi evidenziato particolarmente questo concerto, avessi creato un evento eccetera eccetera, avrei avuto due cose negative. La prima è che gli eventi, come sapete, si invita la gente, e quindi vedi che al Berliner Philharmoniker, tantissima, grandissimo evento internazionale eccetera, partecipano in 30 persone, perché c'è partecipo, non partecipo, non lo so, e io non me ne frega niente di dire questa roba. La seconda è che avrei evidenziato i Berliner Philharmoniker all'interno invece di una linea comune che riguarda tutto il Festival del Maggio Fiorentino, che finisce il 4 luglio, ma in realtà tutta la programmazione annuale. Quindi Berliner, esattamente come altre cose più piccole, costruiscono l'insieme del marchio e quindi sono all'interno della pagina complessiva. Uguale. L'unica volta che io ho lavorato per eventi, ma io lavoro anche per realtà più piccole, lavoro anche in amicizia cioè su festival molto piccoli. Festival molto piccoli vuol dire durate di 3 giorni a Torino con qualche centinaio di persone o altre situazioni. No, io gli eventi non mi muovo mai, perché ho l'obiettivo di, cioè non vedo che, cioè gli eventi l'unica roba che puoi fare in più è rompere le scatole. Io non vedo perché devo rompere le scatole alla gente, cioè, oppure quelli che dicono io tengo il profilo perché così rompo le scatole. Tengo il profilo vuol dire tengo il profilo aziendale, pur se Facebook non lo autorizza, che così gli posso spammare, gli posso mandare mail eccetera. Io non è che vedo una gran positività in tutto questo. L'unica volta che ho fatto gli eventi è quando ho dato una mano a gestire i social di una discoteca di Spoleto, che è una discoteca riaperta dopo tanti anni eccetera. Allora lì è chiaro che se hai il DJ il venerdì, il DJ il sabato, il DJ la domenica, 3 tipologie di musica, allora puoi fare gli eventi, ma perché non c'è un brand complessivo da promuovere, c'è una sera, la sera per giovani, la sera anni 70 e la sera techno. Ma ancora di più su Festival dei Due Mondi, che ha un brand conosciutissimo da 57 anni eccetera, non posso andare a identificare alcuni eventi e altri no, cioè tutti fanno parte di una logica comune. Potenziali, che vuol dire? Non vuol dire potenziali di per sé, vuol dire che possono essere fondamentali in alcune situazioni, meno in altre, però comunque sono da tenere presente. Ce ne sono due che secondo me sono potenziali perché esistono, per usarli, e due invece perché esistono. Cioè, Google Plus, voi avete Google Plus? Sì, no, voi avete Google Plus e non lo sapete. Google Plus ha 700 milioni di iscritti, di questi che sono consapevoli, secondo me, come si dice sempre, i dipendenti di Google. Google Plus però serve, primo perché se per aprire un account YouTube devi avere un profilo, in realtà devi avere un profilo Google Plus, anzi non in realtà, devi avere un profilo Google Plus. Seconda cosa, perché avendo il profilo Google Plus, Google ti tira su nelle ricerche, insomma ti dà una mano, o almeno dice di farlo. Quindi
consiglio di avere il profilo Google Plus e poi di fare come faccio io in genere, replicare i post Facebook, mettere quello che vuoi oppure non mettere proprio nulla, però sarebbe il caso di replicare i post Facebook. LinkedIn è un canale dove che è fatto un social fatto veramente male, secondo me. Infatti io ci sono, ma con tre informazioni perché non mi riconosco in queste migliaia di informazioni la cui utilità è nulla. Ci sono anche, LinkedIn ha provato a fare delle inserzioni su LinkedIn, ma non funzionano, non funziona proprio tecnicamente, per cui ci sono stati anche un sacco di soldi proprio buttati via. Perché lo metto qui e... LinkedIn, scusate, perché io do per certo che voi sappiate cos'è LinkedIn, che tutti sappiano cos'è LinkedIn. LinkedIn è un social basato sul lavoro, nel senso sulla professione. Quindi è un social dove io, che faccio il consulente, mi metto in vetrina, diciamo così, e dico le mie esperienze e quindi posso essere contattato da potenziali miei clienti o al contrario posso contattare potenziali collaboratori o fare collaborazioni, ma anche negli ultimi tempi approfondire tematiche precise, per esempio ci sono diversi gruppi sui social media, eccetera, eccetera. Perché segnalo LinkedIn? Perché non è ancora pronto e forse non lo sarà mai, però il pubblico della cultura è su LinkedIn. Cioè, ci sono su LinkedIn laureati di età 30-55 con alto titolo con alto reddito, eccetera, eccetera, cioè il pubblico della cultura. Questi potrebbero riunirsi in alcuni gruppi. Per esempio, io ho fatto uno studio su LinkedIn legato al mondo green e avevo trovato un gruppo di green manager, cioè di manager del green o interessati a tematiche green, che era di 25.000 in tutto il mondo, per cui per una campagna su queste tematiche sicuramente LinkedIn era interessante. Per una campagna sulla cultura invece non c'è un gruppo di manager culturali o teatro. No, non ci sono. Si è provato negli anni a fare anche dei social per i manager della cultura, eccetera, la cosa che sono falliti immediatamente, però una bellissima cosa che è nata non molto tempo fa è del solito Guardian, che si chiama Guardian Culture, che raggruppa tutti gli operatori culturali inglesi più qualcun altro tipo me, eccetera, dove ogni settimana ci sono dei contenuti molto interessanti, soprattutto dei racconti di esperienze in particolare legati ai social e al web, ed è iscrizione gratuita, però bisogna iscriversi. Pinterest e Instagram invece sono secondo me importanti. Prima era molto importante Pinterest e Instagram un po' di meno, adesso dagli ultimi utilizzi che sto facendo anche Instagram è importante, secondo me. Quali sono gli altri? Sono Spotify e SoundCloud, che abbiamo visto velocissimamente, cioè di cui abbiamo proprio accennato stamattina, che sono due social di musica, solo di musica. SoundCloud molto brutto e molto semplice, Spotify molto carino e molto complicato, quindi SoundCloud. Però solo in caso di eccezioni, cioè se volete fare senti la musica del festival Pinco Pallo e così, però poi ci sono problemi di diritti, insomma un casino. Foursquare è un social basato sulla localizzazione, per cui è legato all'utilizzo degli smartphone ed è legato al fatto che se io sono qui lui e dico a Foursquare di essere qui, lui mi può segnalare quali attività in zona interessanti ci sono. Poi vediamo, da un punto di vista commerciale ha delle potenzialità pazzesche, però non parte mai. Sono 4 anni che dico che da un punto di vista commerciale ha potenzialità pazzesche e non parte. Vabbè, ma ci sono delle motivazioni. Questo è Vimeo, conoscete? Che è un social media di video diverso da YouTube, molto diverso. Che potrebbe anche teoricamente essere utilizzato non in alternativa ma complementare a YouTube. Uno dei progetti che avevo sviluppato aveva anche la possibilità di fare sia un Vimeo che un YouTube, e poi lo dico. Questo è Flickr, che è un social fotografico la cui utilità è per me difficile da capire, anche perché avendolo usato mi sono trovato male.
E poi ci sono i due più, più in crescita, che sono Storify, conoscete? No? Storify è un aggregatore, è una storia dei social, è una storia della tua attività sui social, è un aggregatore quindi di tutte le cose che vengono dette sui social per quanto riguarda la tua attività, gratuito. E Tumblr. Tumblr è un blog fotografico bellissimo. Bellissimo e secondo me non particolarmente semplice da usare, quindi ha questo come problema. Però poi vi faccio vedere, se sopravviviamo, vi farò vedere degli esempi, secondo me, di livello eccezionale. Ok? Facebook, oltre 1 miliardo di iscritti, in realtà questo dato è di qualche mese fa, utenti attivi ogni giorno 669 milioni, utenti attivi su base mensile 1,15 miliardi, vuol dire praticamente che ogni mese tutti gli iscritti vanno su Facebook, e questa non è una cosa normale, perché ogni mese non tutti gli iscritti vanno su Google Plus, per esempio, forse anche ogni anno. Rete chiusa si accede solo per iscrizione, in realtà non più, cioè rete chiusa si accede solo per iscrizione vuol dire che se non accedevi a Facebook non vedevi i contenuti delle pagine, adesso sì, chiaro quello che sto dicendo. Visitatissimo, testi, questo è il più, visitatissimo, testi, foto, video, link a contenuti esterni agevole, meno, deve essere seguito, post frequenti, dire molte cose, mai le stesse. Quindi... quindi diciamo che mi presento Facebook. Allora, questo è Facebook. Buongiorno. Alcune cose le ho già dette, altre sono nuove. Quello che ho già detto ieri è che adesso io mi leggo sulle notizie più recenti, ma in realtà parto con le cosiddette notizie principali, lo sapete. Le notizie principali sono quelle che Mark Zuckerberg in persona decide che sono più interessanti per me, ma non sono io che gli ho detto che voglio queste. Perché sono principali? In base agli interessi, ti presentano con le notizie. In base a tutte? Sì, sono sulla base delle persone con cui ho più, come si dice, relazioni, e anche i post che hanno più movimento, cioè sono quelle che sono più movimentate, quindi c'è più gente che li clicca, che gli dà il like, eccetera, e poi delle persone che hanno più relazioni con me. Più Zuckerberg decide che Serena Sabatini è più interessante di altri per quanto mi riguarda. Ok? Se voglio evitare questa, allora la finta libertà di Facebook mi consente di dire vai sulle più recenti. Ah beh, allora ho sicuramente le più recenti. No, è semplicemente che sono le stesse principali, semplicemente te le metti in un altro ordine. Se volete la dico in maniera più poetica, però è così. Quindi vi capita, come dicevo, ma come è capitato anche a me, che di trovare che dopo un po' dite ma quello lì dove è finito, che non lo vedo più su Facebook, magari si è sposato, ha avuto due figli e si è pure divorziato, è andato e l'ha anche detto su Facebook, ma semplicemente non l'avevate visto. Questa si chiama newsfeed o bacheca, cambia nome ogni settimana, ma tanto è quella roba lì. Questo è il cruscotto di gestione, queste sono alcune delle pagine che gestisco, perché per motivi che mi sono sempre sfuggiti ogni volta ce ne sparisce qualcuna e ne appaiono altre. Questi sono i gruppi. Cosa sono i gruppi? Anzi, cosa erano i gruppi? I gruppi sono, per esempio, sono i gruppi di amici. Questa è la mia classe di liceo, che ci sono quelli che non vogliono neanche essere, neanche rivedere i propri noi. Questa è la mia classe di liceo ed è un gruppo. I gruppi sono gruppi di amici, e quindi Facebook li consente in quanto solo gruppi di amici, oppure gruppi di carbonari o gruppi di rivoluzionari o queste robe qua, perché ci sono anche i gruppi segreti. Questo, per esempio, è una mia amica che era stata spostata da un lavoro a un altro, e quindi si è creato questo gruppo segreto di persone che dicevano
vi restituirò la rama l'erba, lasciate stare, comunque rivogliamo la rama l'erba appunto giovane, c'è una lunga storia dietro questo che poi, nel caso vi racconto in privato, ok? Quindi se i gruppi prima erano delle cose che potevano essere utilizzati, si poteva aprire dei gruppi in maniera open, invece adesso si possono aprire i gruppi solo invitando specificamente delle persone, in sintesi non aprite gruppi. Se avete un profilo aziendale, ripeto, non pagina, se avete un profilo aziendale pentitevi e sappiate che i profili aziendali, Facebook ha detto per mesi che chiudeva i gruppi e li metteva e poi ha chiuso i gruppi. Adesso sta cominciando a dire in maniera più convinta di prima che chiude i profili aziendali e qualche cosa sta succedendo. Che cosa vuol dire profilo aziendale? Vuol dire, per esempio, che succedono delle robe anche carine, che il profilo, come penso sappiate, è identificato da Facebook come un profilo personale e quindi lui dice, secondo lui, che non può avere più di 5.000 amici e quindi nascono i profili appunto oltre 5.000, che è abbastanza già ridicolo detta così. Il vantaggio che tu hai è di poter, appunto come ho detto prima, rompere le scatole a quelli che dovrebbero essere i tuoi fan, e invece di svantaggi ne hai una camionata, non hai le statistiche, non hai la possibilità di differenziazioni, non hai la possibilità di fare praticamente nulla dal punto di vista commerciale. Perché vogliono farlo a pagamento, farlo spettire diretto. In sezione a pagamento, sì. In più Facebook, vabbè, uno non c'è più, Facebook ha fatto, cioè per quanto diciamo, una persona che conosco, un'altra a me personalmente, ha fatto due azioni. La prima, una persona che conosco, aveva un profilo che si chiamava Musei di Fiesole e lo ha bloccato. Lo ha bloccato, che vuol dire che non puoi né postare né fare niente, non puoi né chiuderlo, eccetera. Non puoi fare niente. Primo, non te lo dice che lo blocca. Lo blocca, appunto. Secondo, non ti dice per quanto lo blocca. E gliel'ha bloccato per 3 settimane. Perché gliel'ha bloccato? Perché Facebook ritiene ancora, forse, sono americani, che festival aperto oltre 5.000 sia festival aperto nome oltre 5.000 cognome, però se tu hai, come nel suo caso, 200 amici al giorno in più, il primo giorno te lo fa fare, il secondo giorno ti blocca e dice no, non è possibile che tu abbia così tanti amici in un giorno, se tu fossi veramente una persona non te lo farei fare, ok? La cosa che ha bloccato era addirittura il fatto che avevamo deciso di portare il profilo in pagina dopo un mio corso, le stavo dando una mano per quello e quindi non era possibile neanche rimetterlo secondo le regole di Facebook. La seconda cosa è che io, per la rubinetteria, ho fatto vedere stamattina, aveva un profilo, una pagina, quindi aveva una pagina, diciamo, legale, tutto a posto, solo che era aperta a nome di, l'aveva aperta l'agenzia precedente a nome di tal Serena Rossi, che non esiste. E quindi ci siamo trovati una richiesta di Facebook che chiedeva la carta d'identità di Serena Rossi e i documenti, se no non ti lasciava aprire la pagina. Naturalmente Serena Rossi non esiste e quindi abbiamo dovuto tenere la pagina lì e non abbiamo potuto fare niente, neanche chiuderla. Per esempio il nome dell'azienda, come se fosse un cognome, per mantenere, ma loro lo possono ugualmente? No. O così, no, per Facebook le aziende devono avere le pagine, se hanno i profili è sbagliato e prima o poi ti becca, non prima o poi ti becca, sicuramente per ora ti becca, prima o poi le chiude secondo me. Quindi c'è anche la possibilità di passare il profilo in pagina, che io dico solo a pagamento. C'è un link facilissimo, basta schiacciare un link e aspettare che il profilo diventi pagina, si può aspettare anche ore perché se tu hai tanti amici devono diventare, ci vuole parecchio trasferirlo. Tu puoi trasferire i tuoi amici nella pagina, perché per esempio noi abbiamo il profilo e la pagina, quindi si può fare questo. Ci sono delle tradizioni orali, nel senso che non è una volgarità, una volta in un'aula c'è stata una che mi ha detto che suo cugino conosce uno che una notte di pura fortuna è riuscito a importare la pagina del profilo, per cui c'è proprio questo, ma se tu vai su internet c'è questa roba, sono questi cantastorie, no? Sì, perché una volta, insomma, la risposta è no, però secondo me si sta cominciando. Io per esempio sul Puccini
avevo sono partito con questa che adesso è diventata, no, questa è la pagina, ok, no. Questa era la pagina. E questo era il profilo. Il profilo però era più visto e più aveva più posta, e quindi abbiamo deciso di trasformare questo in pagina e quindi di cominciare ad andare avanti con due pagine contemporaneamente. Una si chiamava Festival Puccini di Torre del Lago, l'altra si chiamava Fondazione Festival Pucciniano. Ok? Provando intanto a importare una pagina nell'altra, eccetera, e non ci siamo riusciti. Allora, abbiamo postato per un po', poi come si fa in questi casi? Si fa che all'inizio posti le stesse cose sulle due pagine, in modo tale che le persone le vedano muoversi. Poi progressivamente sulla pagina che vuoi chiudere rallenti, e quindi di là posti due o tre volte al giorno, di qua una. E poi di là due o tre volte al giorno, di qua uno ogni due giorni. Insomma, rallenti fino a che non cominci a dire questa cosa qua. Quindi, per esempio, nel festival di là parlavamo dei singoli spettacoli, dei singoli eventi, qua abbiamo messo la locandina, l'abbiamo lasciato su qualche giorno. E poi comincio a dire, seguite tutti gli aggiornamenti immaginative sulla nostra nuova pagina Facebook. E poi comincio a dire, ci siamo trasferiti. Ancora due giorni alla chiusura di questa pagina. Quindi, proprio per questo... pagina. Poi come vedete è ancora aperta perché il Puccini ha detto ma no, lasciamola aperta perché magari arriva qualcuno e così vede che siamo anche di là. Però diciamo il nostro obiettivo sarebbe stato chiuderlo, per chiuderla. Anche perché per un po' di tempo siamo andati avanti ad avvertire, perché poi c'erano anche degli avvertimenti prima. Quindi se in una settimana non ti vedono, non vedono i tuoi messaggi, vuol dire che non seguono la pagina. Quindi possiamo tranquillamente buttarli via. Ci siamo trasferiti ancora due giorni alla chiusura di questa pagina. Ricordatevi che da domani questa pagina Facebook non sarà più attiva. E poi abbiamo fatto, in realtà ne abbiamo cancellati qualcuno di post. Questa pagina è traslocata, seguiteci sulla nostra nuova pagina e non abbiamo più aggiornato. Ok? Facebook. Come è costruito? Questa è la nuova pagina che ormai è su tutte le pagine, su tutti ormai, mentre invece io ho avuto la fortuna di essere preso da Facebook come pagina test e quindi ce l'abbiamo da un mese e mezzo, o forse due. La cosa divertente è che noi la vedevamo con la nuova grafica, ma gli utenti la vedevano con la vecchia, per cui è stato un casino postare. Che cos'è cambiato? Sono cambiate in realtà tante cose, per esempio non si possono più fare i post a tutto schermo, che era una cosa a cui ero particolarmente affezionato, e poi il menu non è più impostato orizzontalmente, ma è impostato verticalmente. E la logica di Facebook, questa è l'immagine profilo, questa è l'immagine copertina. L'immagine profilo è da usare come profilo e quindi il profilo è sempre lo stesso. In questo caso è il marchio della mostra. Questo pubblicato da Clara Rainaud, lo vedo io come amministratore, non lo vedono gli utenti. È che siccome siamo in 4 o 5 a gestire la pagina, Facebook ti aiuta e ti dice questa cosa l'ha pubblicato questa persona qua, quindi so eventualmente a chi rivolgermi se ci sono problemi e così. Invece la copertina, visto che è anche la prima cosa che colpisce, dovrebbe, anzi, deve essere cambiata regolarmente. Noi la cambiamo ogni settimana. Questo è McCarry che fa la foto a se stesso. Questo è McCarry, vedete che è costruito come copertina perché c'è lo spazio per il profilo, per l'immagine profilo. Queste sono immagini tratte dalla campagna o costruite apposta, sempre che si muovano. Questi sono dei contest che sono in atto o sono stati in atto. Questa è per comunicare 10.000 visitatori in mostra, insomma, questa è la mostra, perché la mostra è questa, è molto bella.
Insomma, come vedete, praticamente ogni settimana abbiamo cambiato la copertina in modo tale da dare movimento. Siccome poi su questo canale parliamo di un tema al mese, che vuol dire un tema regionale al mese, un itinerario. Questo mese era dedicato alla natura, il mese prossimo è dedicato ai festival, naturalmente umbri. Quindi copertina e tutti gli altri materiali sono tematizzati. Ok? Poi la pagina com'è costruita? Questo è un luogo e quindi ha le recensioni. Le recensioni ci sono solo sui luoghi. I luoghi cosa sono? Vuol dire che tu apri una pagina e la definisci come luogo. Il luogo ha il vantaggio che ti mette la mappa. Quindi, prima era molto più brutta, questa è l'unica cosa che mi piace della nuova pagina, invece le informazioni sono immediatamente visibili, compresa l'apertura, che io consiglio vivamente, perché questo è un dato che la gente guarda, cioè è un dato che dice a che ora sarà aperta la mostra? Ah, dai 10:30 alle 19. Se invece non c'è scritto 24 ore, anzi molto peggio c'è scritto 24 ore, perché poi arrivano e si incazzano se non è aperta alle 2 di notte. Le recensioni sono misurate in stelle, sono una cosa che io odio e che sono fatte da Facebook per combattere TripAdvisor, perché in questo modo le pagine del luogo sono recensite, quindi è recensito anche un albergo, è recensito un ristorante, sono recensite le attrazioni turistiche, che sono le stesse cose che recensisce TripAdvisor. Vi sto dando troppe informazioni? Perché avete delle posture come se stiano arrivando un treno addosso. Rallento? No? Ok. No, dopo vi faccio una foto. Allora, come dico sempre, sembra facile fare social, ma vabbè, se poi lo fate, non è assolutamente facile. Anzi, è sempre più difficile. Io queste slide, io faccio molti corsi. Diciamo che il corso completo lo faccio una volta al mese, più o meno, e cambia del 15-20% le slide, che in un mese è tanto, per cui mi devo rivedere tutto, non solo i dati, cioè proprio le cose nuove. Gli insights li abbiamo... questi sono i post. Il selfie of the week di questa settimana va a questa acrobazia dal sapore estivo. Ho capito chi è che scrive. Trovate tutti i selfie nella gallery di Umbria Bollorosso Red Seal, http://gui.gl6hrpqa, cancelletto SU14, cancelletto Selfie of the Week. Avete capito cosa c'è scritto? È evidentemente un post di una pagina in corso su cui ci siamo già spiegati con i nostri utenti, che i nostri utenti quindi sanno che cosa vuol dire, ed è una pagina che abbiamo già lanciato e abbiamo trovato la logica di comunicazione, perché questo non può essere, lasciate stare il Safety of the Week, ma non può essere il linguaggio del primo post di apertura. http://gu.gl/su14/11, ma che cacchio stai scrivendo? Lo traduco in italiano. Selfie of the Week è che ogni settimana c'è un'area selfie nella mostra, sono anche molto carine queste foto. Le mettiamo su Instagram, vediamo se lo facciamo in un'area selfie oppure no, non lo so. E ogni settimana c'è il selfie più originale, che quindi c'è anche una sfida delle persone a uscire in quest'area. Sì, allora c'è un iPad che tu schiacci e fa un autoscatto, quindi c'è un'area selfie, c'è questa immagine che è una delle foto di McCarry e tu sei invitato a fare un selfie. Ecco, adesso vedrete modificare un post, porca troia, scusate lo streaming. Devo picchiare, ieri ho già fatto una chiamata, adesso devo fare un'altra chiamata, la faccio in streaming. Lo vedete l'errore? Cinque, oh, bene. Non può essere che una mostra che si chiama pure Sensational Umbria, virgola,
cavolina, sbagli, come si fa a modificare un post? Si scrive, si chiaccia modifica, si dicono delle parole magiche riservate e poi si mette qua, si tira via, modifica completata, ciao. Chiaro? Non lo rifaccio perché sennò mi arrabbio, non con voi. E perché non me lo approva? No, è approvato, ok. Su. Oh. No, questi sono i selfie, era solo per farvi vedere che ce n'era uno. Quindi questo è una... ogni settimana scarichiamo l'iPad che fa i selfie e se funziona carichiamo sul sito che abbiamo, che è una sorta di repository di tutto quello che succede, i vari selfie in modo tale che poi anche le persone vadano e si tagghino, si cerchino, insomma fa engagement e aumenta i like questa cosa. Diciamo che questo non mi sembra particolarmente riuscito, però insomma... Però come vedete c'è un tentativo di originalità notevole. Domanda, c'è la privacy? Sì, c'è scritto con questa foto tu autorizzi, eccetera, eccetera. Poi c'era uno molto carino che era... vabbè, caricherà. Volevo vedere se si trova qualcuno, però internet non è velocissimo. Le infiorate, queste sono foto di McCarry. Ecco, e poi c'è Steve McCarry che è un personaggione che quindi si mette lì e si fa il selfie anche lui, e insomma è un bimbo minchia veramente. È un tipo veramente simpatico. E poi, Umbria Bolorosa Red Seal è così perché è stata creata una... perché ha anche una pagina Facebook. Quindi, in questo modo, tu aumenti le possibili visualizzazioni. Perché se Umbria Bolorosa condivide questo post, allora ti aumentano le visualizzazioni. Chiaro? gu.gl è un abbreviatore. No, qua vi sta passando il treno. Che cos'è gu.gl? È esattamente come il più conosciuto abbreviatore, che è bit.ly. Si chiama sono abbreviatori e quindi hanno dei codici brevi. Sono degli abbreviatori di link. Cito sempre Repubblica. Se qualcuno va su Repubblica e diciamo che io voglio far vedere ai miei amici che sul sito di Repubblica c'è qualcosa, come vedete i link sono lunghissimi. Gli abbreviatori sono stati costruiti per Twitter. Perché Twitter con 140 caratteri, questo link, non dico che è 140 caratteri, ma è tipo 120, per cui li occupava tutti. Poi Twitter ha corretto e li abbrevia lui e fa, se non sbaglio, 22 caratteri un link. Però comunque il bit.ly è rimasto come, o gu.gl, è rimasto come, diciamo, un'etichetta per segnalare un sito e poi anche perché comunque un link di questo tipo, dove cacchio è, in questo post sarebbe orrendo, Repubblica è lunghissimo, farebbe proprio, diciamo, schifo. Quindi io prendo questo link, lo incollo, gli do shorten e lui mi fa questi, appunto, 22 caratteri, 18, non mi ricordo più, che io posso incollare dove voglio,
vado qui, incollo questo link e in realtà ho incollato il link completo. Chiaro? Ok. Cancelletto SU14, cancelletto Selfie of the Week sono degli hashtag. Caro Maulini, si possono fare gli hashtag su Facebook? Caro Maulini, mi do la risposta, evidentemente sì. No, no, ma si possono tecnicamente da un po' di mesi, si possono usare? Secondo me sì, con grande moderazione. Poi vi faccio vedere un caso di non grande moderazione, non mio, ma progressivamente noi siamo andati prima su Twitter e poi adesso li abbiamo importati su Facebook a dire che Sensational Umbria 2014 si chiama SU14. Quindi quando qualcuno vuole parlare di Sensational Umbria, gli chiediamo, ma poi adesso è passata questa cosa, gli viene da scrivere SU14 con l'hashtag su Twitter. Poi la logica è che abbiamo due macro temi, due macro valori di questa mostra. Il primo si chiama McCarry, il secondo si chiama Umbria. Tutti e due sono complicatissimi, perché McCarry... McCarry è questo. Quindi che una foto meravigliosa, eccetera, poi ne ha fatte altre queste, ci sono delle foto meravigliose, ma non sono foto molto, oppure questa per esempio, questa è un'altra molto nota, eccetera. Sono foto che abbiamo cominciato a utilizzare per parlare di McCarry, ma in realtà noi stiamo parlando di McCarry in Umbria, che ha tutto un altro tipo di foto. Ce la faremo? Sì. Queste, per esempio, sono tutte foto della campagna Umbria di McCarry, che sono molto diverse, sono molto italiane, questa addirittura forse un po' troppo americana per essere italiana, questo è il museo di Burri di Città di Castello, che è un museo strepitoso, sconosciuto, eccetera, eccetera. Quindi siamo partiti da un McCarry, diciamo, di questo tipo, orientale, siamo arrivati a un McCarry italiano nel corso della pagina, cioè siamo aperti da marzo, mi sembra. In questi due mesi abbiamo cominciato a partire dalle foto più orientali fino ad arrivare alle foto di McCarry più campagnole e adesso postiamo foto con un'immagine, eccola qua. Queste sono foto in parte di McCarry, in parte no, che comunque sono diverse da quelle orientali, ma che le persone che guardano questa pagina capiscono di essere di McCarry legato a che cosa? All'Umbria. L'Umbria poi ha... è una regione complicata come tutte le regioni e ha diversi itinerari che sono da qualche parte qui, mi sono perso, eccoli qua. Quindi progressivamente ogni mese parliamo di un possibile itinerario. Questo itinerario è tematico, per cui sono territori d'arte tra borghi e città, l'uomo in movimento tra natura e paesaggi, colori e suoni di feste e festival. Per ora quindi abbiamo parlato di arte, abbiamo parlato di natura, adesso parleremo di festival e quindi sono nati gli hashtag Umbria Natura, Umbria Festival, eccolo qua, questo è Umbria Natura. Quindi gli hashtag servono a tematizzare le cose che stiamo dicendo, cioè a dire questo post all'interno di un roll di post che sono tre al giorno, quindi sono tanti da seguire, ti dice che stiamo parlando di McCarry e dell'Umbria. Questo post invece ti dice che stiamo parlando della natura dell'Umbria e del contest. Questo post è un altro contest che si chiama Pensaci Su e che parla di natura e sport. Quindi, chiaro? Quindi è, non so come dire, la soluzione
che io ho trovato al non creare eventi, cioè per parlare delle varie manifestazioni, dei vari temi e così, piuttosto che creare eventi uso i diversi hashtag e li tematizzo secondo tematizzo i post secondo i diversi hashtag, e non solo i post, tematizzo i tweet, tematizzo le foto, tematizzo i video secondo questi. Cominciare da Twitter, partire con gli hashtag, vedere quali girano di più, come si capisce quando gira un hashtag, ne fai due o tre e vedi se hai aumento di follower oppure no, se la gente retweeta così, e poi piano piano definisci l'hashtag migliore. Qual è l'hashtag migliore? L'hashtag che non può essere Sensational Umbria 2014, sarebbe da spararsi. SU14, lo ammetto, non è un granché, ma cioè è brutto, ma ha un come pregio di essere composto da 4 lettere, facili da scrivere per tutti. È importante che siano i più facili possibili da scrivere. Nel nostro caso abbiamo preferito usare 2 maiuscole, può anche essere 2 minuscole, però preferiamo che, siccome è Sensational Umbria come titolo, sono 2 maiuscole. Sicuramente, cioè, McCarry lo accettiamo anche tranquillamente scritto M minuscolo e C minuscolo, Umbria è maiuscolo ma anche minuscolo, devono essere facili da scrivere. McCarry purtroppo non ha un cognome facile, però non è che possiamo hashtagare McCarry riducendo il cognome. Come? No, no. Per quanto riguarda anche la ricerca su Twitter, eccetera, non fa distinzione. Per esempio, McCarry a Perugia, quando è venuto settimana scorsa, volevamo usare un hashtag che dicesse c'è McCarry a Perugia. Però McCarry a Perugia è un hashtag complessissimo, quindi alla fine l'abbiamo risolta con McCarry APG, che non è un granché, però almeno si capisce, insomma. E sto finendo su Facebook, al netto di richieste ad hoc, dediche e canzoni. C'è la possibilità di programmare i post, lo sapete? No. Programmare i post è veramente molto difficile, bisogna andare, scrivere quello che si vuole e schiacciare qua. Però non ve lo dico un'altra volta perché a pagamento ve lo ripeto. Allora, quindi oggi è il 27 giugno, si può fare la programmazione su tutti i mesi che vogliamo, fino per 6 mesi, forse adesso anche di più, vediamo un po'. Ma c'è solo su luoghi? No, no. Sulle pagine, pagine, non profilo. Ma il profilo... Sul profilo hanno provato anche addirittura a consentire le inserzioni, perché ci guadagnavano, però poi hanno capito che non. Diciamo che voglio fare un post il 24 dicembre. Adesso, siccome questa pagina è costantemente monitorata, ci sarà qualcuno che dice ma che cazzo sta succedendo che auguriamo Buon Natale, però fa niente. Alle 23.40... Programma. SU14. In inglese no. Vai a quel paese. L'ho detto coprendo. Sì, certo, sì, anche Christmas e tutto quel cacchio, anche Joyeux Noël, eccetera. Voglio solo vedere come. Voglio farvi vedere come si programma. Porca puttana. Quindi programmo, adesso schiaccio molto cortesemente e gentilmente programma, e vedrete che nella parte, come c'è scritto qua, tab attività, che in realtà è qua, schiaccio e ci sono tutti i post programmati, compreso questo che ho impostato per uscire il 24 dicembre. Sono in ordine di data, quindi come vedete sono già i post completi. Ah cacchio, devo scrivere che venerdì alle 17 esce. Venerdì è oggi? Sì. Vabbè, perché mi va. Fai un'altra telefonata? No, no. Piacerebbe, eh? Però facciamo una
Un attimo, sì, sì, no, ma adesso aspetta, no, dopo insulto, ma privatamente volevo togliere il post di Buon Natale, sapete com'è? No, che può. Ok, lo voglio, cosa succede su un post programmato? Che posso riprogrammarlo e quindi cambiare la data, posso modificarlo e quindi scrivere le cose, quello che voglio, posso pubblicarlo subito o posso eliminarlo. Chiara la programmazione? Allora, diciamo che completo Facebook al netto di domande su una cosa che fa sempre piacere mostrare. Ah sì, completo Facebook, poi ho avuto una richiesta di parlare delle inserzioni, giusto? Siete interessati a vedere le inserzioni? Come fare le inserzioni? Siete interessati a vedere come fare le inserzioni? No, sì. Vabbè, poi vi faccio vedere velocemente perché in realtà ci vorrebbe parecchio, però comunque vi do un'impostazione e vi faccio vedere. E per vedere invece il post anche di un anno fa, non so come, prima lo permetteva, non so se sono io che non sono capace. Sulla tua pagina? Sì, sulla pagina. No, sei tu. Sulla tua pagina? No, sì. Anche quelli, cioè, sì, prima o poi, cioè, se io adesso vado sotto, avessi un po' di tempo, posso andare a vedere i primi post di Sensational Umbria, quelli dell'apertura, diciamo così. E poi comunque vai su Insights. Forse ho sbagliato la domanda, gli eventi, sì, perché nel mio caso è dal punto di vista musicale che mi interessa. Io non lo so, cioè, io non faccio eventi. No, gli eventi penso che, se non sbaglio, sì, no, ma si dovrebbero tenere gli eventi. Sì, sì, ci sono. No, però adesso non ti permette più di ricercare degli eventi passati. Sì, è vero Fabio. Mentre prima te li davo. Ah, ok. Io sì, mi ricordo che avevo cercato che li dava, adesso non li consente più. Aspetta scusa un secondo, quando aprite una pagina state attenti che qua vi dice se siete il gestore oppure no, quindi può succedere che fate confusione e postate delle cose a nome vostro o delle cose a nome della pagina. Io adesso per esempio volevo dare il like a un post, quindi devo uscire dal sezione numero, entrare come Andrea Maolini e quindi do il like, se no dava il like la pagina. Ok? Prego. La domanda è relativa, sotto al luoghi ci sono le applicazioni. Sì. Io ho provato qualche volta a cercare per mettere proprio soltanto Twitter, YouTube, eccetera, sì, però non riesco a trovarle facilmente. Allora, primo, metterla qui, prima le applicazioni erano molto visibili ed erano la prima cosa che si vedeva, adesso le sono state fatte sparire, infatti solo per ritrovarla ci abbiamo messo un po', solo che non l'ho fatto io, quindi non so come sono state ritrovate e come si è riusciti a metterle qua. Le applicazioni sono le vecchie tab, si chiamavano tab. Cosa vuol dire le applicazioni? Vuol dire che Twitter, YouTube, Instagram e non so perché non c'è altri, quindi seguirà telefonata. Prima erano più importanti perché erano in orizzontale sotto, adesso lo sono meno, comunque praticamente come vedete Facebook inserisce Twitter direttamente, quindi praticamente non hai neanche bisogno di andare su Twitter, rimani all'interno di Facebook e ti vedi tranquillamente Facebook, sì, Twitter, ti vedi su YouTube e ti vedi Instagram. Sempre che abbia capito che ho schiacciato Instagram. Vabbè, fate finta che stiamo vedendo Instagram. Allora, ecco, infatti stavo uscendo. Per inserire qui, francamente non so, ma non penso che sia difficile. Per inserire nuove applicazioni, con le applicazioni puoi fare due cose. Vediamo un po'. Ah no, c'è anche Pinterest che è sparito. Ok. Attualmente questo lo puoi gestire. Paola, ieri l'ho trovato. Paola, ti ricordi dove l'avevo vista le applicazioni? Mi pare che era su in alto, c'era tipo attività, no, impostazioni, forse, sì. Ah sì, giusto.
era qua, giusto. Allora, vado in impostazioni. No, scusa, no, non vado in impostazioni. Ah, era altre, sì. Io le abbiamo fatto noi, le abbiamo tirate fuori. Sicuramente era altre, altre. E aspetta perché ho schiacciato indietro ma non ha capito. Non è vero. Ecco, altre, sì. Ecco qua, trova altre applicazioni, gestisci tab. Gestisci tab vuol dire che le gestisci e quindi le puoi riordinare, puoi mettere e tira su e tira giù le cose che stai mostrando. Se vuoi inserire nuove tab, vai qui, trova altre applicazioni, ed erano qua mi sembra, ecco qua, uno cerca, no questo era giochi, da qualche parte qui comunque, non dimmi di sì perché non mi ricordo, forse era qui, no questi sono i giochi. No, ma ieri l'abbiamo fatto. A meno che non sia cambiato da ieri a oggi, che non è una battuta, perché ogni volta che spiego le inserzioni, per esempio, cambia tutto ogni giorno. Io volevo collegarlo, per esempio, a Twitter e YouTube, però ogni volta che andavo in trova applicazioni, cercavo Twitter, ma non mi dava nessun tipo di risultato, non sono mai riuscito. Però... Ecco qua. Allora, bisogna andare, stiamo parlando sempre della parte amministratore. Andiamo su gestisci tab, queste sono quelle che abbiamo già messo, ne vogliamo aggiungere altre, aggiungere nuovi tab, e sono queste. Poi clicchi, lui ti dice a che cosa vuoi collegarlo, si copia l'indirizzo e lui te le collega. Ok? Due ultime cose su Facebook, che non sono due cose brevi. La prima... sono regole di postaggio. Allora, come vedete, lui adesso mi vede come Andrea Maolini e non come amministratore del Sesso dell'Umbria, quindi non ho il box per postare. Per postare non mi devo preoccupare perché ogni tanto ricevo telefonate terrorizzate, devo semplicemente schiacciare entrando come amministratore, ok? E infatti appare magicamente il post. Salute. E se io ho dei problemi di SEO, cioè se escono delle cose che non mi piacciono, vediamo un po' bollo rosso com'è. Allora, incollo il link. Ma dai, che posso anche farlo vedere. Allora, incollo il link, e questo penso che lo sapete. Come sapete che posso cancellare il link, giusto? Ok. Sì. Vediamo se sapete che posso anche cambiare le anteprime su quelle che sono già inserite. Quindi, qua, questo non è una cosa che posso controllare io. Le prendo dal sito di partenza. Il sito di partenza inserisce come anteprime in una descrizione SEO... lasciamo stare, comunque in una descrizione c'è l'immagine, il titolo e la descrizione, qua c'è l'immagine, il titolo e non c'è la descrizione. Nell'immagine possono esserci anche più di una, quindi già così posso sceglierne qualcuna. In più, questo era fino a 2 mesi fa, se non mi piace adesso io posso andare qui e caricare l'immagine che voglio, lasciando sempre il link pulito, chiaro? Ora, da evitare, come dico sempre, il visualizza altro. Che cos'è il visualizza altro? Questa è una mia amica sempre un po' terroristica, ma... Dunque. Il visualizza altro, per prendere una pagina a caso, per esempio... Ah, oh scusa. Ops, è capitato. È questo. Questo posso
sarebbe da evitare, perché il click rispetto a quelli che leggono le prime appunto 3,5 righe, e tutto il resto è di 1 a 10, forse anche di meno. Però sì, sì, no, ma infatti, dopodiché, la cosa bella è che ho detto di fare, vabbè, niente. No, è precedente alla nostra conoscenza, e adesso la tua vita è cambiata, vero? Sì. Assolutamente. Una svolta. Dai, ho anche un commento a questo post. Dai, sì, solo che, vabbè, va. Solo che io sono sempre riuscito, l'ho detto quattro, sono sempre riuscito ad arrivare qua e poi non mi ricordavo cosa c'è scritto prima. Va bene, dai, allora visualizza altro sarebbe da evitare per motivi evidenti, va, che logica democristiana che ho. E proprio per questo Facebook lo sa che è da evitare di andare oltre le 3,5 righe, sa che less is more, come dico sempre, e quindi magari tu in 3,5 righe ne hai di cose da dire. A proposito, who, what e why, che abbiamo detto stamattina. Who? Io vedo dei post dove le Sensational Umbria della situazione iniziano con Sensational Umbria, ma se siamo all'interno della pagina Sensational Umbria non c'è bisogno di scriverlo, no? Il who è evidente, quindi stiamo preparando per voi, domani da noi ci sarà, insomma stiamo sempre usando parole, sempre meno parole della scritta Sensational Umbria. Inoltre, proprio perché sa che il post è la cosa più importante, che è la cosa che viene vista subito ed è la cosa che, se ha visualizza altro, ha pochissimi click, Facebook ti consente di anche lavorare sul post, sul link, e quindi ti consente di lavorare sul titolo e quindi qui di scrivere da domani grande evento. Adesso questo non aveva sottotitolo e quindi no, infatti mi ha mangiato anche il titolo. Però se ha sottotitolo ti consente di cambiare anche quello. E quindi vediamo se riesco a tirarvi fuori un esempio. Allora, questo è un pianista che verrà in un festival in cui lavoro, che è a Cortina d'Ampezzo. È uno molto deciso. Allora, si chiama Benedetto Lupo. Il post di cui parlo è e questo arriva. Uno dei celebri pianisti italiani sulla generazione, Benedetto Lupo, il 2 agosto sarà in concerto a Festival Ciani, www.festivaldinociani.com, Festival Concerto. Poi in realtà il link non era questo, il link era, vediamo se mi consente di vederlo, vado sul sito del Maggio, tanto sulla pagina del Maggio. Benedetto Lupo, grande sonata in sol maggiore opera 37 di Caicoschi, www.galatina.it, concerti del Costa Galatina. Non è proprio carino che il Festival di Cortina dica che ci sono un sacco di bei concerti a Galatina, ok? E quindi io ho cambiato e ho scritto Benedetto Lupo, una grande descrizione di Benedetto. Adesso vedo che non so perché non ha tenuto Lupo, comunque insomma questa è roba mia, ok? Quindi fine dei
sarebbe il caso di finire con i link che dicono cose che noi, voi non volete, e sarebbe il caso di lavorare sui link in modo tale da completare l'informazione. L'ultima cosa, last but absolutely not... Manca un esempio, comunque. Eh? Manca un esempio. Sì, infatti qua l'ho messa. Eccolo qua. Tu pensi di prendermi in castagna. Allora, l'ultima cosa sono le inserzioni, last but not least. Su questo sì, mi vedrete avere incertezze, perché l'ultima volta che l'ho vista sono 3 giorni fa, che per l'inserzione è un mondo, cioè è cambiato sicuramente tutto 6 volte, perché fanno finta di cercare di migliorarle, ma in realtà non ci riescono. Vediamo un po' se promuovi pagina. Che palle. Poi bisogna stare attenti, perché se schiacci il link sbagliato, io per esempio una volta a un corso ho fatto una finta inserzione con www.yyyxxx, il Festival Puccini Torre del Lago, per 2 giorni ha fatto un'inserzione con scritto www.yyyxxx, perché avevo schiacciato, insomma, e ho speso anche 40 euro per dire questa cosa qua. No, è vero, vi assicuro, non è bello. Quindi devo sempre stare attento. Proviamo con Crea il pubblico, non voglio invitare amici, proviamo a dare uso a gestione inserzioni, che così. Ok, no. E poi mi dice sempre quanto è più bello la visualizzazione che vedo, a cui non sono abituato e quindi non lo ricordo. Allora, questa è un'inserzione, come creare un'inserzione. Lui ti dice cosa vuoi fare. Puoi fare tante cose. Puoi fare interazione con il post della pagina, mi piace sulla pagina, clic sul sito web, conversioni sul sito web, installazioni dell'applicazione, interazione con l'applicazione, risposte all'evento, richieste d'offerte. Cosa non faccio e cosa non sono da fare, le ultime 4. Le ultime 4 sono installazioni dell'app, interazione con l'app, se avete un'app, ma sicuramente non penso che ce l'abbiate. Le risposte all'evento sono gli inviti all'evento, che però già normalmente funzionano poco sulle inserzioni pure. Le richieste di offerte, si è provati a lanciarli qualche tempo fa, ma non le fa più nessuno. Interazione con il post della pagina, mi piace sulla pagina, sono inserzioni direttamente su Facebook, cioè che portano a Facebook. L'interazione con il post è un post in inserzione, il mi piace sulla pagina è la cosa ad Andrea Maulini piace la pagina, appunto, Pinco Pallo. Ok? Clic sul sito e conversioni sul sito invece sono inserzioni legate appunto al sito, quindi sono esterne rispetto a Facebook. I clic vuol dire clic, le conversioni vuol dire acquisti. Le conversioni vuol dire quindi che tu devi inserire un pixel all'interno del sito. Il pixel è un piccolo, come dire, tracciatore dei cookie, cioè delle informazioni di partenza di ciascun utente, che è facile, cioè che in realtà per chi programma un sito è facile da inserire, per il webmaster, ma devi comunque essere un webmaster, perché devi inserirlo in una specifica pagina del sito su cui che va a prendere il cookie di questo utente e quindi ti dice quanti fan di Facebook cliccando sull'inserzione hanno acquistato e quando, e quindi ti consente anche di seguirli. Chiaro? A me sì. Ma cos'è un'inserzione? Allora no, dai, allora, ma come ti... Che scandalo! Come, cos'è un'inserzione? Ve l'ho fatto vedere prima! E non c'è. Eh sì, vabbè. Cioè, dov'è l'inserzione? Ditemi come si chiama. Esatto. Genera una privacy policy. Questa è un'inserzione. Ok. Ma anche Electrolux. Ma anche Opera Estate, Festival Veneto e Bassano del Grappa. Come vedete, nessuna di queste inserzioni è fatta bene. Anzi, l'unica che è fatta decentemente è genera una privacy policy,
ogni sito web ed app ha bisogno di una privacy, la legge disposta a pesanti sa cagnate, sa la Madonna, non lo so, però insomma sarebbe caso di guardare l'inserzione, di fare del questo. Gli stessi celati di decine d'anni utilizzano il vapore personale nuove dimensioni D, diciamo che è difficile che quasi clicchi su questo. Opere state festivamente mi invitano a Bassano, hotel 3 stelle e forse questo qualcuno, Simpla Viaggi, mio effetto agenzia Simpla Viaggi, insomma è pieno di inserzioni, come vedete. Chiaro cosa sono inserzioni? Sì, sì. Stavo scherzando, non è una cosa punitiva. Quindi le inserzioni, interazione con il post, mi piace, clic su sito web, conversione su sito web, ma perché lo devo dire io se lo dice lui? Crea inserzioni per promuovere azioni specifiche che desideri vengano realizzate dalle persone nel tuo sito web. Dovrai utilizzare un pixel di monitoraggio delle conversioni per calcolare i tuoi risultati. Come vedete, secondo Facebook, questo testo è chiaro. E quindi è chiaro di definizione. Vuol dire che l'obiettivo è non avere il click, ma l'obiettivo è Ryanair che dice voglio che acquisti il biglietto. Quindi vuol dire che seguendo questo, cioè che questa inserzione non punta a ti informo che, ma punta alla pagina acquisto. In quella pagina c'è un pixel, fa niente, chiamatelo coso, che misura chi cacchio sta arrivando da dove. E quindi poi ti dà un report che dice sono arrivati X persone da Facebook che hanno acquistato questo e hanno speso quell'altro. Quindi ti consente anche di capire quanto è la spesa rispetto alla resa. È più chiaro? Diciamo però che nonostante quello che io vedo su Facebook, dove moltissimi promuovono il loro sito, io preferisco ancora fare inserzioni direttamente su Facebook. Cioè secondo me ancora Facebook porta Facebook. Perché ci sono allora un sacco di persone che fanno inserzioni sul sito? Perché prima di tutto funzionano comunque meno di Facebook e porta Facebook, ma funzionano. La seconda cosa è che le inserzioni costano veramente poco. E qui torno su... Come? Sì, sì. Consiglio a uno che apre una pagina di un evento, eccetera. Cioè tu consigli di investire in pubblicità per far alzare rapidamente il numero di mi piace o no? No. No, anche perché siccome le inserzioni cominciano a essere tante, le persone cominciano a scegliere, quindi quando funziona l'inserzione? Per esempio sul Festival Ciani, che è a 28 luglio mi sembra, la pagina è attiva da circa un mese, ma non abbiamo ancora fatto inserzioni perché non è ancora a posto. Non è ancora a posto vuol dire che non abbiamo ancora trovato il linguaggio pieno, non sappiamo bene come dire, eccetera. Perché? Perché prima io facevo un'inserzione e avevo dei click e la gente mi dava il like perché andava e diceva ah, guarda, il Festival di Piano, interessante. Adesso, visto che le inserzioni, come si vede, sono sempre più ampie lo spazio, perché prima erano due, anzi prima era una, poi erano due, poi erano tre, adesso sono sei, e se ricarico la pagina dovrebbero cambiare almeno alcune, ecco qua, vuol dire che c'è una fila di persone che vuole, di aziende che vuole fare inserzione su di me, pazzesca. Quindi vuol dire che se io degno loro di cliccare, quando vado sulla pagina non mi fermo solo a quello che vedo in copertina, ma la scrollo, cioè vado giù. Vabbè. Cioè arrivo qua o arrivo sul post che ho messo in sezione, comunque un po' di cose guardo prima di dare il like, del tipo ah, ha fatto delle cose interessanti o no? Daniele Gatti, ah, guarda, interessante, eccetera, allora gli do il like. Questo vuol dire che la pagina deve essere a posto, non deve essere, cioè appena lanciata con le inserzioni... Ah, cioè, scusami, tu quindi, non avevo capito, cioè, quindi sconsigli l'inserzione proprio all'inizio, cioè perché no, la pagina non è a posto. Non proprio all'inizio, finché la pagina non è a posto, ah, sconsiglio, assolutamente... Pensavo la sconsigliassi a prescindere... No, no, assolutamente. No, non avevo capito la... Io ho 14.000 del Puccini, io sono partito da 3.000, sono anche dovuti a campagne inserzioni, ma non le campagne inserzioni non vuol dire che compri fan, no, vuol dire che, perché poi vuol dire che tu
tu prendi dei fan, li attiri, ma poi devi fare in modo che, cioè, per, come fanno a funzionare le campagne di sezioni? Quando la pagina gira bene, quando la pagina è bella, le persone ti seguono. I 14.000 del Puccini abbiamo fatto in tutto il periodo circa 3.000 da inserzioni, e tutti gli altri sono arrivati perché questi 3.000 da inserzioni hanno condiviso, insomma, la pagina fare inserzioni e basta. Nel caso della Sensation Alumbia, per esempio, abbiamo fatto la prima campagna di inserzioni un po' presto, cioè 2 settimane dopo l'apertura della pagina, e non era ancora a posto, e abbiamo avuto poco. Abbiamo sospeso, abbiamo messo a posto la pagina, messo a posto vuol dire che vedete che i post cominciano a girare più o meno tutti, vi date un obiettivo minimo di visualizzazioni. Quant'è l'obiettivo di visualizzazioni? Non mi ricordo se l'ho detto o no, è almeno il 10% della base fan, almeno. È chiaro che se avete 100 fan, no, come pure se avete 100 milioni di fan, ma con qualche migliaio di fan dovrebbero essere, se c'è una Umbria, 5.000, diciamo 6.000 fan, almeno 600 visualizzazioni dovrebbe essere. Del singolo post. Quando è così o quando si avvicina, allora è il caso. Si può partire con una campagna di inserzioni targetizzandola bene e vedrete che la pagina si muove. Ti avvisa lui, no? Ti arrivano dei post da Facebook, ti avvisa c'è il tuo post... Sì, in realtà Facebook cerca di fregarti e quindi cerca di metterti post con anche, cioè paradossalmente fare le inserzioni con Facebook è facilissimo, cioè con 2 click tu hai già pagato e sei già partito con l'inserzione. È evidente però che fa lui il budget che vuole e fa lui gli investimenti che vuole, mentre invece bisogna targetizzarli bene. Cosa vuol dire targetizzarli bene? Vuol dire che, diciamo che io cerco di fare sia interazioni con il post che mi piace. Interazioni con il post vuol dire che sono post costruiti per essere messi in inserzione. Quindi vuol dire che sono non solo dei post del tipo oggi il cielo è blu e siamo tutti contenti, ma sono dei post del tipo il 17 luglio inizia questo meraviglioso festival, seguici, che è anche un post, che può essere tranquillamente un post normale questo. Oppure vuol dire iscriviti e avrai sconti, cioè questi sono i post che funzionano. Il mi piace sulla pagina è una cosa più generica, che infatti ha risultati inferiori, cioè ad Andrea Maulini piace le scene a Umbria e uno dice e chi se ne frega di base. E vabbè, perché? Perché ti dice che è una pagina che parla di questo. Quindi la cosa migliore per me è fare un mix fra inserzioni sui post e inserzioni sul like. Chiaro? Io non faccio mai un'inserzione sola, ne faccio 2 o 3 insieme. Quelle che ancora adesso giudico primarie sono interazioni con il post. Allora, ho schiacciato interazioni con il post, lui mi dice, all'interno delle 500 pagine che gestisci, le ciao varie sono pagine create in corsi che poi è impossibile cancellare. Cosa vuoi promuovere? E diciamo che voglio promuovere Festival di Nociani. Mi cerca i post e mi dice quale post vuoi promuovere, diciamo questo, oppure mi dice consente di fare un nuovo post, oppure da qualche parte, prima era qui, adesso non so più dov'è, c'è metti in automatico l'inserzione sull'ultimo post, che però sconsiglio perché comunque non tutti i post sono call to action. A proposito, l'inserzione che funziona è assolutamente call to action, cioè se io faccio un'inserzione è perché voglio che il mio utente clicchi per fare qualcosa. Tutto chiaro quello che sto dicendo finora? Chiaro? Gli chef stellati Michelin da anni utilizzano il vapore personale delle dimensioni, non è un'inserzione call to action, io non la clicco, cosa me ne frega, poi a parte che non capisco cosa c'entro io con le cucine Electrolux, ma non me ne frega niente. Acquista una Lumix e scegli come spendere il tuo regalo, questa è un'inserzione fatta bene, come vedete, è fatta per essere letta con tanto di bit alle Y. O per estate mi invitano a Bassano hotel 3 stelle, potrebbe essere anche se fatta un po' così, eccetera. E prendo il post e continuo. Lui mi fa già vedere come potrebbe essere l'inserzione,
e se io dico ordina parte, naturalmente avendo già inserito la carta di credito che io ho già inserito, quindi è velocissimo. Velocissimo vuol dire di non fidarsi, esattamente come quelli che ti dicono che è tutto facile e avrai un sacco di like. No, non fidatevi, questo è quello che vuole lui. Quindi qua ti dice in quale sezione devo metterla, e naturalmente nella sezione notizie del computer, dei dispositivi mobili e nella colonna destra, se no francamente non so dove li metta. Questa è, a parte che se l'è scelto lui, ma lui già in automatico, perché noi abbiamo, è un festival di Cortina, ti dice che questo cambia per ogni zona, perché se in una dimensione urbana non è più 50 km ma è più 20, ti dice questa finta bussola di cui non fidatevi assolutamente, se il target è secondo lui troppo piccolo, troppo grande o giusto. Abbiamo 72.000 persone. 72.000 persone è una bella base o no per l'inserzione? 72.000. Sono poche? La risposta giusta sarebbe dipende da quanto spendi. Però con una spesa normale sono poche. Io mi oriento in genere su 6-700.000. Adesso vediamo come. Cortina d'Ampezzo più 50 km è perché tu puoi fare Cortina d'Ampezzo più 70, più 20, più quello che vuoi. Poi posso aggiungere anche Venezia, diciamo così. Venezia è scritto da americani, quindi per esempio la Lombardia, almeno magari adesso è uscita, ma la Lombardia non c'era. Lombardia, non so se c'è. Non c'è. No, c'è il dipartimento dell'Honduras, ma non c'è la regione. A meno che non sia qui, ma non c'è, no. Quindi come si fa nel caso appunto gli americani non sappiano la geografia italiana? Si prende Milano. Si fa più 70 km, si prendono le singole province, si fa più 70 km e alla fine viene tutta la regione. Ok? Quindi questa è già una bella segmentazione geografica, e come vedete qua siamo a 3.600.000 persone, che sono un po' tantine. D'altronde non ho fatto alcuna segmentazione, cioè io sto parlando un festival di pianoforte a gente di cui molto probabilmente non gliene frega niente, perché magari sono fan dell'heavy metal, oppure non gliene frega niente della musica. Ok? Quindi posso fare ulteriori segmentazioni. Le prime sono sociodemografiche, l'età da 13 in su, perché 13 è l'età minima per iscriversi a Facebook. 13 in realtà a me non è che interessi particolarmente, quindi faccio dai 18 a quanto. In realtà da 18 in su lui come età massima segnata a 64, ma 65 in realtà, però io lascio tutto. Siamo a 3.400.000. Uomini, donne, non c'è problema. Lingua non mi interessa che siano italiani, inglesi, a me interessa altro. Altri dati sociodemografici in realtà non sono particolarmente importanti, se sono gay o etero chi se ne frega, almeno per quanto riguarda questo. L'istruzione, il lavoro, l'affinità di etnia, generazione, se sostengono Obama, ecco, forse potremmo chiedere a quelli che sostengono Obama. Gli eventi importanti, vedete che è costruito su una base statunitense comunque. Però insomma siamo a 3.400.000, che sono un po' tantini. Allora cominciamo a lavorare sugli interessi e sui comportamenti. Che differenza c'è? Boh, non si è mai capito, tranne che i comportamenti sono vecchie categorie di Facebook ritematizzate. Attività digitali, scaricatori di foto. Di cosa fai tu il caricatore di foto? Consumatori online, giocatori da console, organizzatori di eventi. Ci sono, è anche interessante vedere questo, ci sono 6 milioni e mezzo di organizzatori di eventi. Vedete che quanti concorrenti ci sono? In Italia, esatto, sì, ma non fidatevi di queste robe qua.
primi utilizzatori di tecnologie e il vecchio utilizzatore di vecchi computer, che è meraviglioso perché praticamente potevi fare pubblicità a uno che usava un 286, un Commodore 64, quindi insomma titolari di piccole, insomma queste categorie sono assolutamente assurde e quindi lasciatele stare. Invece gli interessi sono da usare, anche se anche questi sono scritti da statunitensi, quindi non sanno che il teatro si chiama anche teatro e basta. E quindi proviamo spettacolo. E allora c'è arti dello spettacolo. Boh, vabbè, sono 87 milioni, diciamo che ci piace arti dello spettacolo. Allora, la mia manica? Sì. Quindi abbiamo che da 18 in su, fra Milano e Cortina d'Ampezzo, ci sono 280.000 persone interessate ad arti dello spettacolo. Quanto, a quanta gente non gliene frega niente? Siamo passati da 3.400.000 a 280.000. Qui invece mi dà teatro, che prima non mi dava, però non, su Facebook è meglio non farsi domande. Quindi metto anche teatro. Qua siamo, è un end o un or? Siamo in aggiunta o in sottrazione? Siamo in aggiunta. E poi ci posso passare mesi su queste robe qua. Danza, perché potrei mettere la danza. E poi mi sembra che posso sfogliare. E qua ci sono alcune macro categorie. Hobby, attività, mi sembra che fosse intrattenimento, film, eventi live, vediamo gli eventi live cosa sono, bar, concerti, bar, naturalmente i bar sugli eventi live vanno un casino, concerti, danza classica, quindi posso avere danza classica. Insomma, la targetizzazione è molto interessante, questa è la parte che è cambiata, che viene cambiata in maniera continuativa, oserei dire finalmente, perché fino a non molto tempo fa era veramente un casino trovare le categorie. Diciamo che sono 1.100.000, posso fare ulteriori revisioni, diciamo che Milano più 70 km mi sembra eccessivo, vado su Milano più 50, arrivo a 9.20, può essere una buona base. È chiaro quello che sto facendo finora? Ok. Funzionerà o no questa inserzione? Dipende da tante cose, dipende dal budget, ma anche magari ho, come dire, il target un amico, può essere migliorato, eccetera. Come fare a controllarla? Te la fa controllare all'istante. Però l'ideale sarebbe non farne una, ma farne due di inserzioni, che possono essere differenti per il post, per esempio, oppure per il target. Quindi in qualche modo, magari diciamo con lo stesso, con la stessa inserzione fai due target differenti. Qua ho fatto Milano e Cortina, di là faccio Trieste e che ne so, oppure faccio Milano e Cortina, ma da una parte faccio musica, opera, eccetera, dall'altra faccio teatro, danza e così, e quindi in qualche modo riesco a capire quali dei target funzionano meglio. Quindi vuol dire che ogni giorno, chi, se si fanno inserzioni, bisogna vedere che cosa sta funzionando e che cosa no. Ok? Poi lui mi dice... connessioni tutte, solo le persone connesse, solo le persone non connesse, definizione di... questo vabbè, tutte vuol dire che arriva l'inserzione sia a quelli che sono già fan sia a quelli che non lo sono ancora, che sono in target. E poi finalmente mi dice quanto vuoi spendere e mi dice già lui quanto spendere. 4 euro solo? Sì, 4 euro al giorno è una spesa che lui mi consiglia. Questo vuol dire che io non sono altissimo, perché comunque se no mi costruirebbe un po' di più. Però tenete conto che anche con pagine ad alta visibilità, con tanti fan, un consiglio di più di 10 euro al giorno non mi è mai arrivato. Poi dopo vediamo questa cosa qua. Attiva il mio gruppo di inserzione continuativamente col cacchio. Devi impostare una data inizio e fine, se no per tutta la vita, se te lo dimentichi, spenderai 4 euro al giorno. Può succedere, Facebook si basa sulla distrazione delle persone, come i veri venditori. Cominciamo da qui.
Fai un'offerta per generare coinvolgimento con i post di una pagina. Che vuol dire questa frase? Vuol dire sono cavoli miei di Facebook. Tu non preoccuparti che ti faccio io. Se no, se proprio vuoi rompere le scatole, puoi fare un CPC o un CPM. Cos'è il CPC e cos'è il CPM? CPC è il costo per click. Il CPM è il costo per 1000 visualizzazioni. Il CPC è quello che fa Google. Google Ads non si pagano. Quando noi vediamo l'inserzione di Google, non viene pagata da chi le fa, viene pagata se noi clicchiamo. Quindi il CPC è... escono tante inserzioni in modo da avere dei click. E lui ci dice, guarda che, ok, mi hai fatto questo, ma voglio farmi i cavoli miei. Invece io dico, no, voglio impostare la mia offerta per click. 0,19 euro, 0,12, 0,26, vuol dire che, secondo lui, io devo... per ogni click posso offrire 0,19. Cosa vuol dire offrire 0,19? Quanto mai mi sono messo in questa dinamica? È che ci sono tante altre strutture che offrono e quindi Facebook aiuta chi offre di più. Ok? Il costo per click quindi è più premiante perché in realtà ti viene pagata solo se l'utente clicca e quindi tu puoi anche avere migliaia di visualizzazioni senza alcun click. Visualizzazioni vuol dire che esce l'inserzione ma non viene cliccata. Però dall'altra parte, se c'è qualcuno che offre più di te, Facebook non ti pubblica. Chiaro? Quindi lui mi dice 0,26, io direi però proviamo a fare 0,26. Che cos'è? Ok, un attimo. Invece, diciamo che voglio fare il CPM. L'offerta per ottenere visualizzazioni è, secondo lui, 0,06. Cioè, anche qui comunque è un'asta. Però, evidentemente, ci sono pochi che pagano il CPM e quindi, come vedete, l'offerta è bassa. Cioè, per avere 1000 visualizzazioni, io pago 0,6 centesimi. Vedo qualcuno che sta abbandonando questo mondo. Ho quasi finito, però... Mi avete chiesto voi di parlare delle inserzioni e è complicato. E vabbè, però se volete la prossima volta dirò è complicato, cavoli vostri. Si può aggirare. Allora, cosa vuol dire questo guardando queste cifre? Ed è il penultimo trick che vi chiedo. 0,6 per 1000 visualizzazioni, lo vedete, 0,19 per click, vuol dire che secondo lui per avere un click avrò 3200 visualizzazioni, chiaro? All'elementare, vi ricordate, 6 per 3 è 18, più 1 19. Quindi se io pago un click 19 e 1000 visualizzazioni 6, vuol dire che secondo lui questo è un modo per capire quanto Facebook considera valida la tua pagina. In questo caso non tanto. Perché lui dice, per avere un click devo far vedere a 3000 e rotti persone per avere un click. Di base, quindi, la cosa migliore è dire, caro Facebook, è troppo complicato, fatela tu. Quanto investire? Appunto, boh, dipende. Proprio per quello sarebbe il caso di fare due inserzioni investendo in una 4 e in una 6, vedendo quale funziona di più. Ma che cosa vuol dire 4 e 6 al giorno? Vuol dire che io spendo 4 euro al giorno e 6 euro al giorno? No, vuol dire che io spendo al massimo 4 euro e 6 euro al giorno. E cosa vuol dire, caro Maulini, 4 euro al massimo? Vuol dire che se io ho 2 milioni di potenziali utenti, Facebook sa che si può giocare al massimo 4 euro. Quindi, praticamente, se tutti gli utenti si collegano quel giorno lì, allora io spendo 4 euro. E se su questo target non ci sono molti altri concorrenti, il se che ho appena detto indicano che è impossibile che tu spenda 4 euro. Ok? Che cosa si fa capire se funziona un'inserzione o no? Se mi avvicino a spendere il massimo del budget, cioè se io ho il massimo di 4 euro e ne spendo 2, vuol dire che l'inserzione funziona poco. Quindi devo lavorare sui vari target, impostare, eccetera, studiare il testo. Diciamo che se io ne spendo 3,60, 3,70, vuol dire che l'inserzione funziona, allora posso provare a alzare il budget. Quindi non è anche questa, ancora di più,
si complica sempre di più, non è una cosa che si può fare con la mano sinistra, ma bisogna farla ragionandoci. Ok? Caffè direi, giusto? O Gatorade o drogatevi, insomma. Vabbè, allora, che succede adesso? Ah, perché se... Va bene, abbiamo parlato, mi sembra, abbondantemente di Facebook. Di cosa volete che parliamo? Di Twitter? Volete che cantiamo tutti insieme? No, Twitter meno. Figuratevi io, ragazzi, voi siete lì, io sono qua con... Allora, Twitter, ne ho già un po' accennato. Mettiamoci d'accordo, la crescita o è digitale o non è? O.LIYNUZ via chiocciola 24 Italia Mondo, hashtag museweb, hashtag musei, hashtag web. È chiaro il tweet? Non abbiate paura di Twitter. Vediamo un po' se ne trovo qualcun altro. FF Beck a voi che animate la cultura, chiocciola al Camaglie, chiocciola a Pierre Archeologico, chiocciola a Beautiful Puglia, eccetera, è chiaro? Oggi è venerdì, a posto, allora è chiaro, dai, a posto. Allora, questo è Twitter si muove in 140 caratteri, Twitter ha cambiato la visualizzazione recentemente, come forse vi sarete accorti. Muovendosi in 140 caratteri scrive in un linguaggio un po' tecnico. Usa due elementi. Il primo è l'hashtag, che è l'ancancelletto. Il secondo è la mention o menzione, che è la chiocciola. O.LY è un altro abbreviatore. Dove cacchio salta fuori il cane adesso? O.LY, stamattina l'elicottero, oggi pomeriggio il cane, tra un po' l'invasione delle cavallette e ci sarebbe. O.LY, un altro abbreviatore tipo bit.ly o gu.gl, ok? Questo ci siamo, quindi qua c'è dietro un link, un sito. Mettiamoci d'accordo, la crescita o è digitale o non è, O.LY sarà un sito dove è stato detto, via... chiocciola 24 Italia Mondo vuol dire che questo è l'account Twitter dove loro hanno trovato questa frase. Chiocciola vuol dire una mention, vuol dire che io sto nominando, sto menzionando uno specifico account Twitter. È una sorta di... no, per ora io lo cito. È lui che nel caso condivide, aspetta. No, il condivide è il retweet.
Poi Musei Web, che è pure sbagliato secondo me, perché si sono dimenticati la I, perché è sicuramente Musei Web. Musei Web sono tre hashtag. Quindi questo tweet vuol dire che loro hanno trovato su 24 Italia Mondo questa citazione da questo sito e dicono che il tema è Musei Web, Musei Web. Adesso è più chiaro, almeno in italiano. Perché è costruito così? A proposito, quanti post e quanti tweet? Di Facebook, secondo me, almeno due post alla settimana occorre farli, anche se abbiamo poco da dire, niente, non abbiamo mai niente da dire, se no perché abbiamo Facebook, e dovrebbero esserci almeno due post alla settimana, ma magari anche tre. Twitter dovrebbe essere un po' di più, perché noi siamo qua da due minuti ed è già arrivato un nuovo tweet, e in realtà non seguo molti account, se ne seguissi molti questa bacheca cambia in anche un minuto. Questo vuol dire che se io Idea Step o Sveglia Museo voglio essere ricordato, devo fare più tweet nel corso del giorno, ok? Come fare a farsi conoscere su Twitter? Perché l'obiettivo di Twitter è farsi conoscere. L'obiettivo di Facebook è fare in modo che di avere dei liker e quindi di avere delle persone che condividano, che ti ascoltino. L'obiettivo di Twitter è avere dei follower, ma anche di come dire, fare in modo che ti conosca il massimo di persone possibili. Pensate a Facebook come a una battaglia con l'artiglieria, quindi una battaglia di posizione, dove quindi io posso usare le inserzioni, posso usare dei post studiati apposta, eccetera, e Twitter invece è una guerriglia, cioè Twitter io devo invadere casa per casa. Perché non posso fare, cioè le inserzioni su Twitter ci sono ma non funzionano, anche perché comunque in Italia almeno teoricamente non sono ancora attive e comunque ci vuole almeno 15.000 euro, quindi non penso che sia il vostro caso. Quindi per muovere Twitter, cioè per avere follower di Twitter e per comunque in generale per essere riconosciuti e conosciuti su Twitter, bisogna fare appunto casa per casa, cioè bisogna fare guerriglia. Bisogna quindi muoversi. Se si sta fermi su Twitter, stanno fermi tutti. Io infatti non riesco a twittare molto perché sono sempre in giro e non vedo perché dovrei twittare che c'è una bella giornata a Lecce, perché quando dico queste robe io dico chi se ne frega, quindi cerco di dire robe interessanti, che vuol dire che purtroppo twitto non molto spesso. Questa è la mia bacheca, vuol dire che io ho fatto finora 962 tweet, sono molti o sono pochi perché ci sono dei recordman con decine di migliaia di tweet, che sono seguito da 241 persone, e seguo 100 o canali, seguo 163 persone o canali, chiaro? Seguire non è un gesto che io autorizzo, nel senso che se io sono qua mi può seguire chi voglio e posso seguire chi voglio, non è che loro mi devono dare autorizzazione. Infatti avete visto, siamo già a 7 nuovi tweet, quindi vuol dire che se io aggiorno la pagina, la pagina cambia completamente, anzi addirittura quelli sotto può anche darsi che non li vedrò mai. Questo è lavoro di merda, Star Wars Blogspot eccetera, questo è un blog di scritte sui muri, e infatti sì, è un blog di scritte sui muri, street art, scritto sui muri, scritto sul muro, scritte muro. Quindi primo... Per farmi conoscere su Twitter devo lavorare anche sui follower e sui following. Ancora più che su Facebook, anche se su Facebook sono importanti le pagine a cui hai dato like, perché in qualche modo danno una informazione. Avendo poi diverse persone che nella storia lavorano sulle pagine Facebook, può capitare, come in alcuni festival internazionali di cui mi sono occupato, che il festival seguiva da Valentino Rossi, in uno seguiva Viola Valentino, che è la ex moglie di Riccardo Fogli, perché era un'amica di quello che seguiva prima la pagina Facebook, quindi bisogna stare attenti anche a questo. In particolare poi, se io vado
entro in un account Twitter che trovo interessante, vado a vedere chi segue, perché potrebbe darsi che se trovo interessante quello che dice lui, segua altre persone che sono interessanti. Chiaro? Allo stesso modo, se io seguo qualcuno, gli arriva nella mail o nella parte notifiche, che è questa, io ho 4 notifiche adesso. Vedo che è stato riattivato, cioè che comunque, ecco qua, sono stato, ecco, allora, per esempio la prima notifica è che ImprovisArtCop e Claudia hanno iniziato a seguirmi. Notifica è una cosa che vedo solo io, per quanto riguarda le mie naturalmente, voi vedete per quanto riguarda le vostre. Questo vuol dire che potrebbe venirmi voglia di andare a vedere gli account, potrebbe venirmi voglia, in genere viene voglia, perché su Twitter è così, di andare a vedere gli account ImprovisArtCop e Claudia, andando un attimo a vedere chi sono, e poi dico, oh, magari, ah, guarda, mi dicono cose interessanti, li seguo. Quindi questa è una prima modalità di avere follower, cioè di seguire. Lo citavo ieri, un mio amico che è un noto spammatore, non di lavoro, ma è proprio un pazzo, fra l'altro è segretario nazionale di Lega Coop Cultura, quindi non dovrei dirlo, però è un pazzo. E quindi Roberto Calari ha aperto l'account Twitter e ha deciso di seguire la maggior parte di persone possibili. Ah, ecco, infatti ne ha seguito uno in meno per avere spazio, che sono 2000, perché l'ha scoperto lui che sono 2000 quelli che puoi seguire. Pronti via, in un giorno aveva già 250 follower, perché comunque c'era un po' di persone che erano andati a vedere e alcuni ti seguono così. Cosa succede poi esattamente come fa questo bravo ragazzo? Che quando qualcuno ti segue e non ti serve più, perché già ti segue, lo annulli, cioè non lo segui più e continui a seguire altri, in modo tale che continui ad avere alimentazione su questo. Tanto lui non sa che non lo segui più. E basta, grazie. È lui, è tutto lui, non è che... No, ImprovisArt è di là. Allora, ImprovisArt, che twitta bene, ha scritto... Chi è che fa i tweet? Vabbè, è di là. La bonità è dal basso con Amaulini. Si parla della giusta comunicazione nel teatro. Arti Puglia, Annibale Della, Lecce, pictwitter.com. E qua c'è... Vedete, sono io. Si capisce quello che hanno detto? Come no? Allora, laboratorio dal basso è un hashtag. Amaulini è una mention. Cominciamo a dire le mention. Cioè loro hanno detto a me, ad Arti Puglia e a Nibele Della, che non so chi sia, che stanno... Bene. Che stanno facendo questo incontro e quindi... Vorrebbero, lo fanno perché praticamente mi hanno mandato un messaggio del tipo stiamo parlando di te. Perché me l'hanno mandato? Per pura cortesia, non solo, perché si spera che io, che comunque siamo tutti contenti e quindi ritwittiamo. Quindi in qualche modo vedono che io, i miei follower, dopo lo faccio, lo giuro, che io sono qui e quindi i miei follower vedono Laboratorio dal Basso e dicono ah guarda, vediamo un po' che cos'è e magari lo seguono. Chiaro? È guerriglia, stiamo proprio facendo strada per strada. Quindi da una parte per sviluppare i follower devo fare dei following e devo seguirli, dall'altra devo cercare di menzionare le persone che potrebbero darmi una mano. Io... Sì, 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 in realtà sì. Sì, beh, io ho un'amica che è Monna Lisa, che è la Monna Lisa di Leonardo, e poi lei ha anche un account Twitter suo, eccetera, sì. Ma poi Twitter non ha gli amministratori come Facebook, quindi gli account Twitter sono aperti direttamente da ImprovisArtCop, non da Andrea Maulini che poi diventa amministratore. Quindi si possono gestire più account contemporaneamente, non ti dice niente nessuno, non c'è questa politica così stretta come con Facebook. Se io sono contento che mi abbiano nominato, posso
sempre in una comunità. Allora, questo tweet lo vedono solo per ora i follower di Improvisar Coop e lo vedo io, punto. Chiaro? Lo vedo io per quanto mi riguarda, poi lo vede Artipuglia e poi lo vede Annibale Della. Chiaro? Secondo me no. Però non avete il coraggio di dirmelo e io vado avanti. Sì. Vai qui. Ci sono 322. Improvvisato un'operativa di improteato, un'indicazione di Pugliela Snil, che si occupa di improvvisare tra le formazioni e eventi artistici. Lecceimprovvisar.com, questa è la sua descrizione, i tweet, i following e i follower, ok? Tova. E lo seguo, che era l'unico obiettivo che loro volevano, che voi volevate. Adesso mi tolgono. Allora, se io sono contento, è chiaro? Allora, stiamo dicendo che questo tweet lo vede i follower di Improvvisar Coop e poi è arrivato nella parte notifiche di Amaulini, Artipuglia, Annibale Della. Chiaro? Oh, Amaulini, che sono io, Artipuglia, Annibale Della sono cavoli loro, può fare alcune cose con questa cosa qua. Diciamo che può ritwittarla, cioè posso fare vedere ai miei follower che io sono qui e o posso mettere, lo faccio dopo perché voglio andare avanti, posso metterla nei preferiti. I preferiti è che io dico a Improvvisart che sono contento che loro abbiano nominato me. Punto. Laboratori dal basso, comunicazione, teatro sono invece degli hashtag, sono dei temi. Di questi due sono utilizzati da loro per viralizzare, perché comunque chi cerca teatro, cliccando o scrivendo teatro come argomento, troverà fra i tweet, fra gli ultimi, come vedete questo è un argomento molto usato, troverà, tra un po' lo troverà, insomma, andando avanti lo troveremo, troverà che si parla anche di questo tweet, che c'è anche questo tweet. Invece, come vedete, c'è per la scena rivista con il teatro del piccolo, Oliviero Ponte di Pino, eccetera. Regione Emilia Romagna, tutti questi. Per cui, musica, danza, teatro, cinema, arte, app, eventi AR, o iOS, Android e così, sono tutti hashtag inseriti dalla Regione Emilia Romagna nel weekend, per cercare appunto di apparire nelle bacheche di chi cerca weekend, musica, danza, teatro, cinema, eccetera. Chiaro? E così pure comunicazione. Sempre perché cercano di avere dei follower, cercano di essere condivisi. Laboratori dal basso, invece, non è un hashtag comune, è un hashtag tematico, cioè è il fatto che questa iniziativa che si chiama Laboratori dal Basso, Improvvisart ha deciso di taggarla, di hashtaggarla con Laboratori dal Basso, che è un po' lungo, però comunque è meglio di LDB probabilmente. È per quello che Sensational Umbria si chiama SU14, perché quando io voglio parlare di Sensational Umbria, io Sensational Umbria uso quell'hashtag, lo uso sperando che i miei utenti condividano quel tweet o addirittura inseriscano nel loro tweet SU14 in modo tale sempre da essere viralizzati il più possibile. Ok? Anche Twitter purtroppo non è così semplice come sembra, anzi forse Twitter sembra più complicato di quanto è. Ok. Però uno dice 140 caratteri, dai, figurati, devo solo stare attento a quello che scrivo. No, magari lo utilizzo, magari a guardarlo. Allora, in sala prove, Laboratori dal Basso, Improvvisar con Amaulini, questo è Correia, lezione su comunicazione e social media, che potevi anche hashtaggare, non è un richiamo, però comunicazione e social media tutto attaccato sono dei temi che sono in giro, Lecce, quindi... Adesso un po' si capisce, picktwitter.com, questo sono io sempre dall'altra parte, con questa è la foto, picktwitter sono foto. Quindi lui, Correia, ha giustamente utilizzato Laboratori dal Basso perché è l'hashtag ufficiale di Laboratori dal Basso. Ci possono essere anche degli hashtag che cercano di fare qualcosa in più.
Per esempio, i miei hashtag di Sensational Umbria, quando poi parliamo del tema del mese, allora c'è Umbria Natura. Quindi è un hashtag tematico, non è un hashtag di manifestazione. Poi, l'anno scorso, io sul Puccini ho provato a utilizzare un hashtag, diciamo, di atmosfera, e non sono stato l'unico. Per esempio, non era proprio così, però l'Arena di Verona l'anno scorso utilizzava hashtag Arena 100, adesso utilizza l'hashtag In Arena, che è bello, perché così ti consente anche di parlare nel tweet, siamo qui in arena e vi aspettiamo. Oppure qualcuno che dice sono venuto in arena, eccetera. Oppure che bello in arena, insomma è un hashtag abbastanza interessante. Io ho utilizzato l'anno scorso sul Puccini l'hashtag sotto le stelle. Perché? Perché il Puccini Festival Torre del Lago è un posto bellissimo, c'è un tempo in genere stupendo, è un anfiteatro sul lago dove gli spettacoli che iniziano al tramonto, per cui sei veramente sotto le stelle. E quindi volevo dare un hashtag di atmosfera, che era peraltro uno dei temi e degli argomenti, delle linee guida valoriali che abbiamo utilizzato per quanto riguarda il Puccini. Ok? Tutti i segreti di Twitter in un quarto d'ora, poi in realtà ne mancano, però questa è la dinamica. Quindi la cosa che vi dico è, quando twittate dovete mettere almeno un hashtag nella cosa che dite, per essere chi è? Era lui, adesso è streaming. Scusa, non mi ricordo di chiamare Pierpaolo. E allora gli ho dato preferiti, perché sono contento che lui sia in streaming con noi. Mi ha dato sia a me che a Improvisart. Ciao Pierpaolo. E quindi dovete assolutamente Merkel, Bing Exit, If Task, Proposal for Energy Union, Was to the Table, Says Council, Will Discuss e UCO. Quindi questo è hashtagato Merkel. Dovete assolutamente inserire per ogni tweet, se possibile, non fare come fa Fanpage, ma fare come fanno altri, inserendo degli hashtag, perché in questo modo comincerete a essere condivisi, comincerete a vedere che che i follower aumentano, i tweet sono più seguiti. Se volete citare qualcuno, dovete mettere la chiocciola, la citazione, anche perché sperate che questo qualcuno vi ritwitti. Quindi, però, dall'altra parte, se voi siete il qualcuno, o siete comunque, come facevo vedere ieri, diciamola così, va, il famoso Sensational Umbria, appare sia come account Twitter, ma anche il fatto che ci sono alcuni che stanno parlando di questo, Sensational Umbria, sensationalumbria.eu, se è aperta Sensational Umbria, magari forse non si scrive così, ma non è che possiamo farci niente, if you want to visit Sensational Umbria, eccetera, eccetera. Questo vuol dire che progressivamente ogni due o tre giorni le persone che seguono delle persone che lavorano sul Twitter, sull'account Twitter di Sensational Umbria, fanno quello che sto facendo io, e quando vedono qualcuno che parla ritwittano o danno i preferiti, in modo tale da condividere, da far vedere che non solo Sensational Umbria parla della mostra, ma molte persone ne parlano, naturalmente bene. E poi se c'è qualcuno di particolarmente autorevole o che dice delle cose particolarmente belle, allora chi amministra Sensational Umbria lo inserisce, gli dice anche che nei preferiti, per cui è anche contento che parli di sé, della mostra. Ok? Infatti vedete quanti ne parlano e penso che vedano. Eccolo qua, questo è stato ritwittato, quindi a 19 giugno siamo arrivati. Altre cose su Twitter? Siete vivi? Okay. Bene, allora ve le dico io altre cose su Twitter, le ho già dette, cioè sono cose che sono utili da sapere comunque. Ci sono degli hashtag che sono comuni, che sono degli hashtag che sono tipici di Twitter e dei twittatori, che sono degli hashtag, diciamo,
non so come dire, di, che sarebbe educato seguire ogni tanto, non, non account, hashtag. Vedete come sono appena arrivato, sono già arrivati 7 nuovi tweet perché questo Open Europe ha pubblicato e un mio amico ha, ritweetato 7 volte, anche perché è un pazzo curioso. Allora, il primo hashtag, come ho già detto ieri, è sapevatelo. Sapete questo hashtag? No. Sapevatelo è stato creato da Corrado Guzzanti quando faceva Vulvia. Sapevatelo è... Ecco, per esempio, questo Sandro Rossi non va bene, quello che ha fatto. Sapevatelo è come l'Hyde Park Corner a Londra, cioè che io mi metto su un pulpito e dico andate tutti a quel paese, sapevatelo. Oppure viva Beppe Grillo, oppure abbasso Beppe Grillo, oppure voglio andare in Giamaica o che qualche cacchio ne so. Cioè, voglio dire a tutto il mondo Twitter una cosa. Quindi proprio per questo non sarebbe il caso di fare pubblicità, non sarebbe il caso di fare delle offerte, questo si beccherà dei begli insulti. Perché è proprio uno spazio aperto, no? Twitter ha delle logiche di onestà molto carine. Questo, dove il post diventa obbligatorio, non potranno essere non pagati, l'egoismo di attitudine, che disgrazia, sapevatelo, vedete, ognuno è un cazzeggio condiviso, insomma. Più interessante è l'FF, che oggi possiamo vedere pienamente. Perché è venerdì, FF vuol dire Follow Friday. Cioè, sapevatelo è stato registrato da, cioè quella... No, non è registrato. Non è che appartiene, giusto? No, no, no. Non appartiene. Era, è venuto da Vulvia che diceva sapevatelo, okay. E poi hanno cominciato a usarlo quando volevano dire delle cose del tipo andate tutti a quel paese, sapevatelo, e poi è diventato un hashtag condivisissimo perché vedete che questo sì che si muove molto velocemente. Quindi vuol dire che utilizzandolo... Cioè incentiviamo a farci seguire. No, no, sì, beh, in realtà personalmente, anche questo forse non va tanto bene. In realtà è semplicemente che se vuoi sfogarti usa tranquillamente sapevatelo. Poi sì, può servire a dire, però non come cosa aziendale, come cosa personale. Napolitano di sforza d'età, insomma, in genere sono. Anzi, no, sforzati, questa roba qua. Twitter invece dal punto di vista aziendale uno può aprirsi, quindi anche il profilo col nome dell'azienda. Sì, sì, è uguale, è esattamente uguale, non c'è alcuna differenza. No, no, no. No, no, no. È molto più semplice di Facebook da questo punto di vista. Ok? L'FF è Follow Friday. Vuol dire segui il venerdì, vabbè, questo, fino a questo forse ci arrivavamo, vuol dire che quindi il giorno ideale per farlo è appunto il venerdì, quindi adesso vedrete quanto si aggiorna questa bacheca. Cosa vuol dire segui il venerdì? Vuol dire che siccome noi, in genere gli utenti Twitter si pensa che lavorino dal lunedì al venerdì, per il weekend ti consiglio di seguire delle cose. Che cosa? In genere la cosa più corretta è altri account Twitter. Quindi è che su questa bacheca vanno i consigli che i diversi twittatori danno dicendo questo account mi piace e lo voglio dire a tutti. Chiaro? Nella logica di onestà di sapevatelo, anche questo non bisogna segnalare il proprio account. Questi possono, perché non è che uno dice FF a me perché sono figo, per cui cosa c'è scritto qua? FF a Rexini con il perché, perché se siete sardi non potete non piacerlo e se non siete sardi è il sito per capire davvero cosa succede in Sardegna. FF la Quenda PE, la Mazienza e l'arte di sperare, buon fine settimana, perché ha scritto una cosa bella, poi vabbè c'è qualcuno che cazzeggia, un paio di speciali FF, Molforense, Radio Tribunale, un intero sito di Ikea dentro Instagram, FF... FF Anna Sassolini che con i sogni mi ha fatto segnare oggi Folle apposta, una tosco canadese, insomma ognuno spiega e poi può anche venire voglia di dire va dai vado a vedere questa Annalisa Susini perché mi piace. In estensione quindi c'è il venerdì, guardate 80 nuovi risultati in 2 minuti. Ringrazio Roberto Pe, mio primo FF a canale di Twitter, ricambio con piacere, vedete come c'è. È abbastanza onesta e tranquilla questa cosa.
In estensione, quindi, è nel weekend, cioè c'è il venerdì, c'è anche il sabato, c'è anche la domenica, e alcuni, guardate, 19 nuovi risultati, 19 nuovi risultati in un minuto, e c'è quindi il fatto che, ho perso il filo, perché mi è arrivato un messaggio, ah scusami, quindi alcuni lo utilizzano anche dal lunedì al giovedì per dire vi segnalo degli account Twitter che interessano, però insomma è più corretto e più normale usarlo il venerdì e in estensione il sabato e domenica. Fine Twitter. E adesso passiamo ai social veramente complicati. No. Allora, io adesso parlo di YouTube, voi Pinterest, Instagram e gli altri. Se poi avete su Facebook avete qualche cosa da chiedere? La sincronizzazione tra Facebook e Twitter, io non mi piace. Soprattutto non mi piace la sincronizzazione di Facebook su Twitter perché interrompe a metà i post, perché sono dei post scritti in un linguaggio e non in un altro, e come non mi piace l'opposto, cioè che sulle post Facebook ci sono dei tweet perché sono scritti, come anche abbiamo visto, con una logica assolutamente come dire, specifica. E quindi se apriamo un account Twitter, per favore abbiamo la decenza di perdere un minuto per scrivere un tweet piuttosto che di embeddare, perché poi vengono fuori delle cose ridicole, come ho già mostrato. Ieri, per esempio, questo. Vabbè, dopo vi faccio vedere anche quello. Dov'era? Qua ho una sorta di museo degli orrori, solo che devo, all'interno dei tanti orrori devo trovare. Ecco, per esempio, vedete, questo è un post embeddato. La direttrice della Biblioteca Nazionale della Città di Firenze, M.L. Sebastiani, sottolinea l'importanza di lavorare. Forse non voleva dire quello, insomma, per cui non è proprio una comunicazione di grande positività, insomma, ok? Soprattutto con una istituzione così importante. Quindi se perdevano un minuto a twittare e a dire di che cosa sottolineava l'importanza, forse era meglio. State attenti a innamorarvi degli hashtag, perché questo non mancate è un po' eccessivo come hashtag, cioè soprattutto su Facebook, ma in generale, cioè, mi sembra difficile che si cerchi come hashtag non mancate, così pure l'hashtag affrettatevi mi sembra un po' difficile che si cerchi. Però l'apoteosi la raggiunge, e vi assicuro che ancora viva e lotta insieme a noi, o vivo e lotta insieme a noi, il twittatore di Il Messaggero. Siete pronti? Vado, eh? Guardate che la vostra vita cambierà. No, è vero, è vero. Questo è, vi assicuro, un vero tweet, perché l'ho tirato giù. L'hashtag si spara e l'hashtag davanti al cimitero sono, secondo me, geniali. Disoccupato, già disoccupato, ciociaro, ma si spara davanti al cimitero, è meraviglioso. Vediamo se c'è ancora, perché 10 giorni fa c'era ancora, perché era lì a scriveva queste cose meravigliose. Vediamo un po'. Messaggio. Ah, però lo posso followare, che così ce l'avrò. E qual è? Ah, vediamo l'hashtag si spara, anche perché poi si è beccato parecchie prese per i fondelli questo hashtag, quindi secondo me c'è ancora.
si spara uscito dalla crisi, questo è un imitatore che evidentemente ha visto il messaggero e ha detto, eccolo qua, io l'ho messo nei preferiti perché è meraviglioso. Vabbè, ah, ragazzi, gli ho detto di continuare così, nel caso in cui ne dovesse fare degli altri, diciamo. Frosinone, eccolo qua, e vedete che è ancora bello presente. Nuovo stadio è un hashtag molto cercato, nuovo stadio sicuramente. Bimbo morto di freddo, archiviazione. Astrofisica, omicidio di Cesano, rito abbreviato, perché abbreviato si cerca un casino su Twitter. Terremoto, diciamo che si è data una regola, ecco, scuola democratica, ma basta cercare un attimo, bastonate, lascia il bastonate, ah, va un casino. Eccolo qua, multi espianto. No, ma evidentemente ha fatto la prima parte del corso e forse non la seconda, adesso non so. Anche presi 3 dei 4 rapinatori. Vabbè, ragazzi, qua però il migliore è quello che ho riportato io ancora. Vediamo un po' la foto di loro insieme. Commuoveva, no, per ora. Vodka, assicurazione. Allarme del. Come vedete, sono un po' messi a. Ritoccata, paesi diversi. Vabbè, insomma. Non, per favore, non innamoratevi così dell'hashtag. Martellate. Va bene. Twitter, ecco, meglio, va. YouTube, ma no, adesso sono anche più veloci. YouTube, questo è YouTube. Come vedete, con che cosa apre? Apre con la pubblicità. E poi apre con dei video di cui a me personalmente non me ne frega niente, ma evidentemente sono o sponsorizzati o YouTube vuole farmeli vedere, cioè non. No, al momento forse quello che ho visto, perché era. Sì, ma mica tanto. Guarda questo. Questo ha 10.145. No. È 365. No, ma questo ne ha 10.000. 685, sì, ma non è mica. Poi queste sono alcune robe che ho fatto io, altri non me ne frega niente. Insomma, è una pagina molto a rischio spam. Questo è Vimeo. Come dicevo, YouTube, come si vede, parte con la pubblicità e fa finta di non esistere, nel senso che sono consigliati, ma perché, per esempio, Profondo Rosso l'ho visto l'altro giorno su YouTube, il pagliaccio evidentemente pensa che io a me i film di paura, compreso videoclip Transfiguration, che è schifo. E Noi ragazzi dello Zoo di Berlino, boh, non so che cacchio. Però comunque, come vedete, non esiste il signor YouTube, cioè è come se fosse una mega bacchecona in cui lui ti dà qualche indicazione, ti dà qualche consiglio, ma poi sono cavoli tuoi. E devo dire che ogni tanto mi consiglia queste cose sui manga, che vorrei capire da dove ha tirato fuori. Vimeo? È una cosa, sono un canale, no, YouTube. Ho notato almeno che prima c'erano i tuoi video, ogni tanto loro ti allegavano qualcosa, però principalmente ti allegavano altri video connessi a qualcosa, però in misura minore. Ho visto invece ultimamente, in realtà non sono pochi, cioè. Ma ti allegano in che senso? Cioè ti associano nel canale, praticamente consigliano. Ah, consigliano, non che te lo inseriscono nel canale. Sì, diciamo consigliano, però in maniera abbastanza invasiva, diciamo. Lo so, perché stanno cercando di. Quanti video hai tu sul canale? Tanti comunque. No, quello non lo so, però cioè, sicuramente YouTube ha molta tendenza a spam, cioè cerca di fartelo usare, di farti condividere. No, poi. L'utente che ha il canale non. No, perché se io adesso vado qua e dico no, non me ne frega niente di questo canale, nascondi questi video, lui non fa un plissé, ricarico e me ne consiglia altri, non è che dice ah no, allora vado più tranquillo, assolutamente no.
Vimeo invece è un canale che appare da subito come io sono Vimeo e decido io. Infatti, eccolo qua, i primi video sono i Vimeo Staff Picks, quindi non solo Vimeo esiste, ma sceglie, cioè è lui che dice questi sono i video che voglio mostrare. Gli Staff Picks sono in genere video molto strani, anche alcuni quasi invedibili, perché sono veramente strambi fatti da artisti, eccetera. Come forse si capisce, non è un video particolarmente adatto a YouTube, questo. Cioè, YouTube la gente avrebbe già detto, se ne sarebbe già andata. Invece noi qua stiamo aspettando che succeda qualcosa, è passato 31 secondi e stiamo vedendo questa cosa. Madonna. L'ho detto che sono video strani, Ecco, diciamo che su YouTube questo video viene assolutamente mangiato, poi figurati che ho scritto qua sotto compra anche tu l'uovo alla cocca. Vimeo supporta, come si vede, molto efficacemente l'HD, quindi tendenzialmente sarebbe più adatto a, lo faccio andare senza rumore, a enti culturali, insomma a strutture che hanno nell'immagine un punto di forza. Però la cosa che sconta di più è che continua a non essere molto conosciuto e che comunque viralizza veramente male, cioè anche le preview di Facebook su Facebook di Vimeo sono veramente brutte. In più YouTube ha un tale numero di visualizzazioni, un tale numero di utenti che io consiglio ancora di andare su YouTube. Vimeo è molto utilizzato, come forse si capisce, da agenzie di comunicazione, registi, videomaker, insomma tutti quei artisti video, tutti quelli che hanno bisogno di un supporto elegante e di qualità anche tecnica. Ho parlato prima del fatto che avevo una volta pensato di utilizzare sia YouTube che Vimeo ed era il caso del Festival Puccini, perché su YouTube avevamo dei video assolutamente anche artigianali ma apposta. Allora, questo è YouTube, questa è la copertina e questa è l'immagine del profilo. Sarebbe proprio il caso di avere la copertina e l'immagine del profilo, anche perché, collegandosi a Google Plus, mi sembra, ti mette anche qui le iconcine dei social su cui sei presente. Le informazioni su YouTube, le informazioni importanti sono due. La prima è il numero di visualizzazioni, che su Puccini non è alto. Sono 7.307. La seconda sono le playlist. Che cosa sono le playlist? Sono delle aggregazioni di video che consentono di avere una sorta di fogliazione, di impaginazione. Da questo punto di vista, secondo me, uno dei migliori è il Festival di Spoleto, su cui ho lavorato. Infatti, sul Festival di Spoleto usa YouTube come un canale importante. Infatti, primo, le informazioni, guardiamo quante visualizzazioni ha, 368.000, e poi le playlist che avevamo fatto, e poi sono proseguite, sono queste. Quindi, piuttosto di avere una bacchecona di soli video poco comprensibili, non so, faccio un nome a caso. Ma così, ho preso un video a caso fra i milioni di video che ci sono. Vedete che qui, non avendoci, non avendo delle playlist, non capisco a che cosa si riferisca ciascun video. Invece su
se io ho delle playlist, che non è che costi fare le playlist, basta mettersi lì e fare le playlist, posso fare delle aggregazioni, posso fare delle aggregazioni temporali e che ne so, qualunque cosa. Ok? Perché avere un canale YouTube? Perché prima di aprire il canale YouTube di Spoleto, primo, se uno andava a cercare Due Mondi, che è il Festival dei Due Mondi di Spoleto, potevo trovare, in realtà c'è solo questo, un secondo. Posso trovare altri che parlano del Festival di Spoleto. Aspettate che volevo... Esce diverso, vabbè. Come si fa? Dimmi, dimmi. Inserire nella propria YouTube, nella propria playlist, un video non pubblicato da noi. Basta entrare e condividerlo, cioè prendi il, per esempio questo. Puccini, questo video, che è un video di quello che all'epoca era direttore artistico del festival, sul canale quindi di Alberto Veronesi, appunto il direttore artistico del festival, nonché direttore della Tosca, a me piaceva molto perché era un bel dietro le quinte, molto, come dire... molto sentito, fatto con uno smartphone... Quindi tu apri il canale come Festival Puccini in questo caso, prendi questo video, lo prendi, lo embeddi, si dice così, e quindi viene condiviso all'interno del tuo canale, ma le visualizzazioni continuano ad andare a lui. Quindi anche questo fa piacere a lui, insomma. Ok? Una cosa riguardo alla pubblicità, attualmente la possibilità di interagire, di lasciare libero, c'è la possibilità di poter, diciamo... in contatto con YouTube, YouTube nel senso allora qui tu non puoi mettere la pubblicità che vuoi tu, ma mettere la pubblicità che vuole YouTube. Mettere la pubblicità lo decide YouTube, se questo video è da mettere la pubblicità o no lo decide sulla base di cavoli suoi, e tu non puoi fare niente. Però che è appunto, lo sapevate? Essendo il video più visto nella storia di YouTube, è pieno di pubblicità qua. A 2 miliardi 25 milioni di visualizzazioni, infatti festeggiati con anche il omino di Psy. Su questo Psy, o Psy che sia, ci guadagna, perché se tu porti traffico su YouTube, e per portare traffico vuol dire essere soprattutto un video musicale, perché YouTube è visto soprattutto per i video musicali o per sentire la musica. Se tu fai un accordo con YouTube, per esempio,
Vevo è il canale di eccellenza per quanto riguarda la musica. Su? Ha un accordo con YouTube per cui gli artisti che sono messi su Vevo prendono dei soldi per ogni visualizzazione. Come si fa l'accordo decide YouTube. Qua è chiaro che Vevo ha trattato perché c'ha centinaia di video, i 40 artisti in realtà è l'unico canale importante. Io però avevo un amico che aveva un canale di musica elettronica anche abbastanza poco perseguito, poco vista, che però andava un po' a completare l'offerta di YouTube, perché comunque a YouTube servono naturalmente per fare inserzioni, cioè servono diverse tipologie di video. Quindi lui, è YouTube che lo ha contattato proponendogli un accordo e quindi dandogli una percentuale o un X centesimi per ogni video visto. Diciamo che il centesimo può anche essere un centesimo, ma in realtà nel suo caso era di più. Ma facciamo un centesimo per 2 miliardi di visualizzazioni come Psy, più il fatto che poi se ci piazza degli spot, avendo quel livello di visualizzazione lì, Psy può anche chiedere direttamente delle percentuali. Comunque ti porti a casa un bel po' di soldini avendo solo un video di YouTube. YouTube poi, se avete mai avuto esperienza, ha dei software di analisi e di tracciamento della musica pazzeschi, per cui se tu metti una musica registrata da diritti, bloccata da diritti, ti becca in un'ora e ti fa un mazzo così, e ti dice, a noi ha detto, non mi ricordo su quale dei canali, comunque su un canale importante ci ha detto che se non lo toglievamo e soprattutto se lo rifacevamo un'altra volta ci cancellava il canale, che vuol dire che non ti fa più entrare con nessun nome. Va anche a prendere invece positivamente che se io mi sposo e al matrimonio metto la musica di Psy o Psy che sia, lui dà i soldi a Psy, perché comunque gli fa piacere che Psy ci sia, perché poi gira l'inserzione. Ok? Qual è il vantaggio di avere un canale? Ripeto, è il vantaggio del fatto che il Festival di Spoleto, che si chiama Festival dei Due Mondi, è prima di tutto c'è un sacco di video in giro che parlano del Festival dei Due Mondi. E poi c'è il fatto che Lucio Battisti ha scritto una canzone che si chiama Due Mondi e quindi per evitare casini tu dici il Festival dei Due Mondi sono io, questo è il mio canale YouTube, questi sono i video che io approvo, gli altri non li approvo. Finito canale YouTube. Dimmi. Per quanto riguarda il settore teatro, non potendo caricare spettacoli interi che magari prende un appassionato, nessun altro è consigliabile costruire dei trailer piuttosto che fare un altro tipo di comunicazione o non lo so, che cosa suggerisci? Perché cioè mi stai chiedendo se è il caso di inserire spettacoli interi e trailer, no, oppure spettacoli interi lo escludo perché non è. No, no, assolutamente. Io è completo la domanda. Sì. Ogni spettacolo è diverso dall'altro, anche se però potreste fare un promo di voi complessivamente, insomma, direi. Quindi più che altro agire come promo utilizzato come sì, no, non considerate il video come documentazione, perché poi dopo un minuto si spara appunto chi guarda il video, nel senso che un minuto e mezzo, soprattutto con telecamera fissa, sono mortali. Da questo punto di vista vi faccio vedere dei promo appunto del Festival dei Due Mondi, del Festival di Spoleto di 2 o 3 anni fa, che secondo me sono carini, in realtà non sono neanche costati moltissimo, però devo beccarli. A proposito, un'apertura così, che tecnicamente non so come si fa, perché io ho detto fatela e l'hanno fatta, ma comunque proprio non penso che sia complicato, ti assicura per esempio una visualizzazione in più ad ogni apertura del canale, che fa sempre piacere. Vediamo il promo. Provo a cercare se si chiama promo. Non si chiama promo. Vediamo se si chiama spot.
ma non è male. Questo è 15 secondi, poi c'è anche il 30. Ve lo faccio rivedere cercando di avere un volume leggermente più basso perché non vorrei ammazzare nessuno. C'era un 30 che era... Dove cazzarola è? Qua. In realtà, siccome ero il direttore di comunicazione, so quanto è costato e non è costato molto questo spot. È in realtà un montaggio di filmati già esistenti, insomma. Stamattina ho fatto vedere a qualche collega che avevo messo quel tweet che hai visto, no? Lei lo ha messo anche su Facebook, la Valori dal Basso, Molini, no? E la collega mi ha detto no. Hai sbagliato, dovevate entrambi mettere la stessa foto su Facebook e su Twitter. Cioè, non penso che dobbiamo stare così. Cioè, no, assolutamente. Anzi, il contrario. Quindi. Il contrario. No, bisogna variare il più possibile. Faccio A proposito, se qualcuno di voi aveva in mente, continua a chiedermi perché non me l'ha chiesto, ma aveva in mente di chiedere i posti in italiano e in inglese. No, frega niente nessuno. Bene, a posto. Bene. Abbiamo visto YouTube, abbiamo visto Vimeo, adesso vediamo i canali di foto. I canali di foto sono tre. Uno, secondo me, non è interessante, almeno per me, a me non interessa, che è Flickr. La motivazione è questa. Beh, prima Flickr aveva una visualizzazione orripilante. Adesso è cambiata. Inizialmente sembra una visualizzazione decente, però guardiamo. Cioè, questo è l'unico Flickr che secondo me ha senso. Che è quello del Papa. Perché il Flickr del Papa... Ha senso perché il Papa è uno e il Papa fa una cosa, cioè fa il Papa. Quindi con un wall di questo tipo possiamo vedere il Papa che sorride, il Papa che stringe le mani, il Papa che partecipa alla creazione, il Papa che stringe la mano, che si fa baciare con una carezza, fa il Papa, è vestito, va in giro con le guardie svizzere, insomma è il suo lavoro di Papa. Ma se io sono un teatro, un festival, anche un territorio, non ho una sola cosa che faccio, ne faccio tante. Qua viene fuori, non è rischia, viene fuori un pastone mai visto, dove c'è dall'inaugurazione alla grande prima, al balletto, al dietro le quinte, insomma, è una comunicazione veramente confusionaria. In più, Flickr è un social fatto per fotografi, fatto da fotografi, e quindi contiene ancora adesso, vediamo se ci sono anche qui le informazioni. Qui faccio riferimento. Non c'è in questo caso, però normalmente se voi non lo settate esce scattata confuso orario 24 giugno con la macchina Canon 27S con la pellicola e chi se ne frega, nel senso che io sto sempre vado dal punto di vista delle comunicazioni, non mi interessa dire quando, come, dove, io voglio che la gente veda la foto, ok? Quindi da questo punto di vista invece io amo molto Pinterest. Pinterest è un social di grande eleganza, a partire dalla visualizzazione, che è questa,
al fatto che da subito si apre con delle board, cioè si chiamano board, sono degli album. Quindi se tu hai più cose che fai o vuoi evidenziare più cose, è proprio il caso di fare Pinterest. Perché comunque ti consente di mostrare le diverse cose che fai e, come forse si vede, per aprire Pinterest e per usarlo bene sarebbe proprio il caso di avere delle belle foto. Di avere delle foto inutili, come si può dire, indebolisce Pinterest. Avere delle belle immagini, per esempio i poster vecchi degli spettacoli di Puccini, come vedete, lo rende veramente interessante e veramente bello, anche perché ha una visualizzazione. È pubblico, anche se non sei registrato, puoi guardare? Sì, sì, io in questo momento non sono dentro con l'account. Non solo posso guardare, posso anche downloadare, cosa che su Flickr non posso fare. E voi dite, vabbè, ma insomma, uno downloada, tanto downloadano in ogni caso, almeno in questo caso lo downloadano direttamente dal canale e possono anche downloadare in HD, perché Pinterest consente di supportare anche l'HD. Quindi, poi è un social network, quindi ci sono delle persone che possono anche condividerle e ci sono altri che eccolo qua, Daniele Scarellati, il movimento lo ha condiviso questa board, e eccetera. Quindi sarebbe il caso, più ci sono i diversi tag. Vedete, mi chiede di accedere ma poi mi consente di utilizzarlo. Quindi sono tutte le foto taggate con Metropolitan Opera, perché quello evidentemente è. Proprio con questa, lasciamo stare qua, se ti accedi, proprio con questa bella visualizzazione è il caso di avere delle belle foto e di avere delle board complete. Questa per esempio non è correttissima perché, come vedete, è blank e non è bello. Se non ci sono delle belle foto, le foto si trovano. L'ho citato già ieri, ma c'è questa catena di supermercati sconosciuta che si chiama Ali Supermercati. No. Che è un supermercato, però ha un bel Pinterest perché lo usa nella maniera più corretta con delle belle foto. Le belle foto le trova sul web oppure le fa lui, addirittura mette le ricette, con, naturalmente utilizzando i prodotti, gli ingredienti che tu puoi acquistare presso gli supermercati della situazione. Quindi, come vedete, è interessante. Ti mette la difficoltà della cottura della preparazione, palle. Fa delle belle foto, su Pinterest si trovano, Pinterest ha una frequentazione molto femminile, più dell'80%, quindi trovi un sacco di cucina e un sacco di prodotti di bellezza o cose di bellezza, più anche parecchie attività culturali, perché comunque Pinterest c'è anche la scala. Che era partita in gran tromba ma poi si è un po' rallentato, mi sembra. Vabbè, però lo vedo ancora. E anche la scala lo usa naturalmente per far vedere delle immagini belle, particolari, e come vedete però tutte posate, tutte con foto, diciamo, lavorate e in qualche modo approvate. Se invece non vogliamo dare, diciamo, uno sguardo un po' laterale alla cosa che stiamo facendo, allora sarebbe il caso di usare Instagram. Come hai detto? Instagram. No, col primo, hai detto, se vogliamo. Se è il caso di, se vogliamo anche mostrare una faccia più umana, più personale, raccontare una storia, raccontare la storia delle persone che lavorano, allora Instagram è sicuramente un canale molto interessante. Questo è l'Instagram del Puccini, che non perché l'ho fatto io, ma secondo me è uno degli Instagram venuti meglio. Come vedete non ci sono foto posate, ma ci sono foto di persone
o di dietro le quinte, ma soprattutto di persone che lavorano nel festival. Alcune, come dicevo l'altro giorno, ieri, sono fatte direttamente dalle stesse persone che magari avevano già Instagram, e il fatto di avere un canale del Puccini, semplicemente gli abbiamo detto: quando posti, quando inserisci una foto con legata al Festival Puccini, inserisci anche l'hashtag Puccini Festival, non mi ricordo più quale hashtag gli abbiamo detto, che così te lo mettiamo all'interno del canale. Quindi vuol dire avere un canale di foto un po' strane, ma comunque sicuramente molto, molto poco posate, ma molto più vive, come per esempio la sarta, per esempio le comparse in posa, anche questo è libero, non c'è bisogno di essere iscritto. Anche questo è libero, per avere Instagram devi però usare lo smartphone, perché Instagram è un'app, non è un sito. Sai che ho fatto anche il sito. Questo è il sito Instagram, però per fare le foto devi usarlo attraverso lo smartphone, non è un sito fotografico da macchina fotografica, è un sito di da smartphone. Come si vede, le foto poi sono anche, già di per sé sono fatte un po', diciamo, chiamiamole artigianalmente, poi possono essere anche filtrate con diversi filtri che hanno, proprio per dare ancora di più l'impressione di artigianalità e di imperfezione, che è una immagine che a me piace molto, perché su Pinterest hai l'immagine perfetta, l'immagine studiata, proprio la mostra, arrivederci. Su Instagram hai invece le cose meno studiate, meno posate, e quindi anche forse più sincere, più vive. Questa è una foto che giudico particolarmente importante, perché come se voi lavorate con attori e con uomini di spettacolo della cultura o di arte, sono persone, in particolare gli attori, che vogliono essere sempre rappresentate perfette, col costume a posto, la pettinatura a posto, eccetera, perché hanno una macchina fotografica e hanno una persona lì col treppiede e magari hanno anche delle luci. Il fatto che sia andata una ragazza, che era quella che seguiva il canale, che seguiva i social del Puccini, che sia andata con l'iPhone a fare una foto a Michele Placido, non gli ha fatto, e a Isabella Ferrari, Michele Placido, scarmigliato, sudato, dopo lo spettacolo, non ha detto nulla e anzi ha consentito tranquillamente che fosse pubblicata su Instagram. Ok? Questo fa male all'immagine di Michele Placido? Secondo me no. Cioè, gli fa vedere che comunque anche lui ha partecipato, anche lui ci tiene al fatto di fare uno spettacolo, perché comunque si vede quanto sono affaticati. Quindi Instagram per fare storytelling. Ah, non avevo visto, questa qua è la ragazza che si vede sui social, non avevo visto che si era auto inserita. Instagram per fare storytelling, per raccontare la storia, per raccontare la storia attraverso le persone che lavorano, è un social veramente molto adatto. Come si vede, è anche facile da utilizzare, cioè non devi star lì a dire un Madonna, devo fare approvare le foto, eccetera. Cioè questa foto, che è la foto di Veronese, del direttore artistico che si prepara, che parla con una, con un'orchestrale filtrata, è una foto secondo me molto interessante, che su Instagram va benissimo. Su Sensational Umbria Instagram quindi lo utilizziamo sia per raccontare la mostra dal famoso altro punto di vista, ma anche per i selfie. Quindi questi sono i selfie che vincono la mostra, sono messi qua, che vincono, non la mostra, che vincono il contest, il miglior selfie. Questo qua era quello della settimana scorsa, che è veramente molto carino. E poi sono utilizzati per fare dei contest, cioè sono utilizzati per, è utilizzato perché noi facciamo appunto questi ogni mese in collaborazione con gli IGERS, che sono gli Instagrammers dell'Umbria,
si fa un contest detto o challenge che sia, che viene comunicato sia sui canali social di Secession Alumni, sia sui canali social degli Instagrammers, e quindi ci sono parecchie persone che usano Instagram che partecipano a questo contest, in questo caso sulla natura dell'Umbria. Ok? Siete morenti, lo so, ma continuo a farmi una domanda che dice: quali sono i premi di Instagram? Cioè, bisogna avere dei premi per fare dei contest su Instagram? La risposta è sì, però dei premi tranquillissimi. Per esempio, anche il fatto che faccio un contest sull'Umbria, un contest ispirato all'Umbria, se metto in palio un biglietto e partecipa uno al Trentino Alto Adige, sai che premio è. Il premio è visibilità, il premio è di dire che loro sono i vincitori del contest, e per una persona che utilizza un social, magari lo utilizza anche in maniera potente, è già un bel premio. E poi se si riesce a esporlo. Noi abbiamo fatto nell'area della mostra, c'è una sezione, uno spazio che ha una serie di iPad che raccontano diverse cose, uno di questi iPad è dedicato ai vincitori dei contest. Già questa cosa, poi comunicata sui social, che comunque hanno diverse migliaia di utenti, è giudicata molto positivamente e ci dà successo. Ok? Dove è utilizzato soprattutto Instagram? Bene, dai territori, non da tutti i territori, però comunque Instagram per il turismo è sicuramente molto avanti. Chi lo utilizza bene, per esempio, la regione l'Emilia-Romagna Turismo, che ha lanciato due contest continuativi. Uno si chiama Magyar, anzi eccolo qua, e chi se ne frega. Allora, ogni mese l'Emilia Romagna fa un contest Instagram dedicato a uno dei temi dell'Emilia Romagna, quindi Magyar Family Fun, Magyar Sketch, perché so che è. Magyar Bike Life, poi c'era Motor Valley, insomma sono dei contest dedicati ai temi o agli itinerari che l'Emilia Romagna vuole mettere in evidenza, e il premio è semplicemente che la foto viene messa sul sito della Emilia Romagna Turismo, che comunque è un bel premio perché comunque è una fortissima visibilità. L'Emilia Romagna poi ha anche Pick of the Day, cioè ha un'immagine ogni giorno che viene viene inserita sul sito della Regione Emilia Romagna dicendo: questa è la foto del giorno inviata su Instagram da uno dei nostri utenti, che noi abbiamo scelto come la migliore di questa giornata. Pick of the Day, poi per esempio le più belle Pick of the Day, è appena finita una mostra, per cui la regione ha messo in mostra a Ferrara, nel castello di Ferrara, le migliori, le più belle Pick of the Day che sono state scelte da una giuria. Come vedete sono tutti premi di visibilità, però sono anche divertenti perché poi Instagram è facile da usare, è facile inviare la foto e quindi ti dà veramente molto interesse, sia su chi usa Instagram sia su chi non lo usa, perché magari deve valutare le foto, deve guardarle, eccetera. Ok? Sì, sì, è normale. Perché a loro importa la visibilità, e perché poi magari il premio cos'era? Una roba fisica? Erano dei biglietti per l'ingresso. Ma perché magari sono in Val d'Aosta e non vengono in più. Era valido in tutta Italia nella nostra. È uguale. Sì, è normale. Cioè, anzi, rafforza ancora di più sul fatto che loro quello che vogliono è divertirsi e visibilità. Anche una maglietta del festival, una spilletta che avremmo scolito a spese nostre. Se volete ispirarvi, vi consiglio di andare sul sito degli Instagrammers Italia, che mi sembra si chiami Aigers Italia, non me lo ricordo più. Gli Instagrammers ci sono per ogni provincia sostanzialmente. C'è Valle d'Itria anche. Come? C'è anche sì, sì. C'è Lecce sicuramente, ma adesso siccome si sta veramente espandendo, sono ormai
diverse, in Italia diverse centinaia di migliaia, se non fosse qualche milione di iscritti. Instagram fra l'altro è di Facebook, quindi avrà ancora sicuramente dei fortissimi sviluppi. Ah, beh, era qua. Sul sito di Instagram Est Italia ci sono diverse cose, ma soprattutto l'importante è la parte live della settimana, che non è particolarmente interessante. Ci sono i challenge, quindi qua ci sono i principali challenge italiani e vi possono aiutare a ispirarvi, perché moltissimi di questi challenge sono di turismo culturale, come vedrete. Summer Insta Meet, Social Media Day, My Marble Weeks, quindi questa è Carrara, bello, carino. Sono le settimane del marmo, quindi ha fatto un contest. Torna la Marble Weeks e il challenge. Eccoci qua, dopo un anno magnifico, a riproporre il challenge per la firma. Beh, è magnifico, siamo tutti contenti. Le migliori 100 foto saranno presentate durante la manifestazione e potrete ammirare fino al 3 agosto. Tutto qua. Il premio è questo e è quello che basta. Italia 365, luoghi da cinema, selfie for Umbria, festa del volo in montagna, Taste of Future, sono soprattutto su eventi, cultura, cibo, insomma, sono robe carine. Questo sangue Aiges, che è il donatore del sangue. Taormina Film Festival, luoghi da cinema. L'autore della migliore fotografia si aggiudica 2 biglietti in platea e ogni giorno riposteremo le migliori fotografie. Ok? E direi che possiamo faticosamente avvicinarci verso la conclusione. Parlando di quelli che io giudico i due social, diciamo, più sistemi di comunicazione più interessanti per il futuro. Il primo si chiama Storify ed è sono stanco, non mi ricordo come si chiama quella manifestazione dove si fanno le foto, l'invasione digitale, no? Allora, vi faccio vedere qui, una roba che ho fatto io. Questo è Storify. Vedo un po'. No. Storify è un sito dove uno si iscrive e gli dice gratuitamente: io ti consento di entrare all'interno dei miei Facebook, Twitter, YouTube, Pinterest e Instagram, ma poi si può fare quello che si vuole, però in più mi sembra che sia solo LinkedIn, riportando o su storify.com/eventiumbria o in questo caso o direttamente sul sito quello che sta succedendo sul web relativamente a te stesso, quindi a quello che sei tu. Quindi praticamente è come il web sta parlando di te. Storify, sì. Quindi, come vedete, qua Eventi Umbria è finito l'anno scorso, ma ci sono ancora stati 4 mesi fa delle persone che hanno parlato di Eventi Umbria e quindi lo ha importato all'interno del sito. È una storia digitale, molto carina, perché comunque ti fa vedere i tuoi eventi, il tuo marchio, eccetera. Li acquisisce dai tuoi canali personali e poi quando tu gli dici devi prendere questo, quando parlano di o del sito Eventi Umbria o dell'hashtag Eventi Umbria, quindi lo devi anche un attimo guidare.
Poi, come si vede, qua ci sono tutti i mezzi. Posso vedere solo Facebook. Posso vedere solo Pinterest. Posso vedere solo Instagram. E questo. Ok? L'ultimo, che è assolutamente molto interessante, aspettate perché sono 301 slide e quindi devo trovare quella giusta, e Tumblr. Conoscete Tumblr? Tumblr è un blog, un modo di fare blog, quindi tipo WordPress, solo che per Tumblr l'immagine è molto importante. Abbiamo visto già da stamattina che le immagini sono un filo conduttore molto interessante e che è sicuramente molto visualizzato, più del solo testo e quindi più del WordPress della situazione. Questo è il Tumblr più semplice, però questo è geniale, questo Tumblr, si chiama L'arte spiegata ai truzzi ed è fatto da una critica d'arte di grande qualità che spiega i monumenti o le opere in romanesco. Vediamo un po'. Questo Déjeuner sur l'herbe, per esempio. Questo quadro si chiama Déjeuner sur l'herbe, che déjeuner non vuol dire digiunà, ma anzi al contrario magnà. Ma si sa che i francesi del magnà hanno un'idea un po' loro. All'epoca sua fece scarpore, prima di tutto perché è dipinto con uno stile di pennellate libere e poco rifinite, tipo macchie. Eppure un uso dalla prospettiva un po' volutamente del cazzo, tipo che ha la donna sullo sfondo un po' troppo grossa. Eppure le altre figure rispetto all'arberi che parano messe lì appiccicate. Ma è perché al pittore non gli interessa copiare realtà secondo le regole classiche. Eppure non è che Marina conosceva la pittura classica, tanto che per... Ma non c'ho Instagram. Ah, no. Mi spiace. Grazie del tentativo. Quindi è l'arte spiegata in romanesco. Questo è il Tumblr base, cioè il Tumblr che ha, come vedete, per ogni post ha obbligatoria un'immagine in cui puoi anche inserire in maniera molto facile un video. Dove cazzarola era? C'è un motore di ricerca. C'hai qualcosa da chiedere, entrate vecchie, e qua non mi ricordo più. Anche questo è libero. Sì, anche questo è libero, questo è un blog. Per esempio, se cercate Rocco, dove è andato? Vabbè, però se mi sparisce, vabbè, facciamo che... Eccolo qua. Ah, vabbè, niente, c'era una bellissima descrizione di Rocco che non riesco a farvi vedere perché è bloccata dallo spam di Tumblr. Comunque vi consiglio di andare a vedere Rocco, che conclude dicendo, vediamo un po' se riesco qua, non ci riesco, vai col paese. Vi consiglio di andare a vedere le descrizioni in romanesco. Qual è il Tumblr migliore in assoluto? È quello che sta influenzando la comunicazione attuale, direi, di moltissimi siti. È nato un sito, un Tumblr, che si chiama Humans of New York, che sta avendo un enorme successo mondiale. Eccolo qua, questo è un Tumblr. È gratuito, anche se secondo me lo sviluppo non è proprio così facile. È la storia di New York raccontata attraverso i suoi abitanti, oppure le persone che ci passano.
dove quindi c'è una foto e poi ci sono brevi dichiarazioni, brevi frase. Abbiamo visto la miglior abbiamo vinto la miglior gara di gambe sulla nostra nave da crociera, oppure ho preso questa giacca a un dollaro nell'esercito della salvezza, quindi è, oppure primo appuntamento, insomma sono la storia di New York raccontata attraverso delle persone che sono in qualche modo normali ma sono anche eccezionali, ed è veramente un bellissimo modo di raccontare, un bellissimo storytelling. E con anche degli appuntamenti, delle rubriche, diciamo, Today Microfashion è quando lui trova dei bambini che sono vestiti in maniera, diciamo, interessante, fa una sorta di rubrica di questo tipo. Ci sono categorie nel senso di tag? Sì, ci sono dei tag. Lui però non lo fa, mi sembra. No, non le fa. Questo modo di raccontare piace veramente molto, per esempio l'ho fatto vedere al direttore marketing della regione Umbria, perché la regione Umbria ha un direttore marketing, che mi ha detto bello, 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 e poi dopo è tornato dopo 10 giorni e mi ha detto ti piace il mio vecchio sito, che adesso, il nostro vecchio sito che adesso è diventato nuovo, ha fatto un humans off, anche se che è, ha deciso anche lui, ok, anche se non sono foto di persone, però come vedete c'è una visualizzazione di questo tipo, quindi c'è una visualizzazione tipo Humans of New York dei vari territori. Così pure noi di Sensational Umbria, non so perché non c'è, però vabbè, da qualche parte c'è un menu, ah eccolo qua, perché è cambiato ancora. Questo è anche il sito che usiamo per quanto riguarda il come repository, quindi dove mettiamo i selfie, le interviste, i contest, per quanto riguarda appunto la mostra Sensational. Solo una cosa, Spotify, qualcosa? Da dire qualcosa? Spotify lo conosco ma non l'ho mai usato, abbiamo provato a usarlo per quanto riguarda Spotify, è questo, sto sempre parlando da un punto di vista aziendale, non da un punto di vista personale, da un punto di vista personale non lo utilizzo, da un punto di vista aziendale abbiamo provato a fare un canale personale per quanto riguarda Spotify, sì, non personale, un canale aziendale, Spotify è un canale di musica, è gratuito sul cellulare, tablet, computer, ascolta la musica giusto ovunque ti trovi, in realtà non è vero, nel senso che è gratuito fino a un certo numero di brani e solo se senti degli spot prima. Ma in ogni caso fare un canale su Spotify è veramente complicato, ci abbiamo rinunciato, abbiamo fatto SoundCloud. Quindi SoundCloud. SoundCloud è questo che ho già fatto vedere. Quindi è più brutto di Spotify, ma è assolutamente più efficace perché carichi e vai. Quindi può servire se c'è musica, nel caso di un festival musicale la musica c'è naturalmente, e quindi è carino. Però non è che proprio sia una cosa che io consiglio di utilizzare a prescindere, cioè se avete come noi avevamo dei contenuti interessanti e liberati da diritti, allora sì, SoundCloud è da utilizzare, o lo Spotify, che però è veramente molto difficile aprire un canale, se no non è importante. Ok? Dimmi. Come si chiamava quel sito che accorciava i link? Quel sito? Che accorciava i link per poi postare? E gli abbreviatori? Sì. Ce ne sono... I principali sono tre, si chiamano bit.ly, perché hanno questi nomi strani? Perché sono corti. C'è quello di Google che si chiama gu.gl, sì, se no il più corto in assoluto
si chiama ow.ly. Funzionano tutti allo stesso modo, sempre che questo si apra. Ti generano gli lo stesso link? No. Uno si chiama bit.ly, uno si chiama gu.cl, uno si chiama u con questo. Però insomma funzionano tutti allo stesso modo e semplicemente sono i più conosciuti e sono quelli quindi che consiglio di utilizzare. C'è una compagnia invece teatrale che per una comunicazione molto buona, ci vuoi suggerire, poi ce la andiamo a vedere, magari andiamo a vedere. Compagnia o teatro? Compagnia. No, aspetta, festival è un altro discorso. Cioè, non festival, non teatro, sì, compagnia. Ma, allora, in realtà no. cioè, a meno che non si voglia trattare come compagnia il Cirque du Soleil, che da un punto di vista tecnico è una compagnia, e allora lì lavorano in maniera strepitosa. Però, se stiamo parlando di compagnie italiane, allora non me ne viene in mente di particolari, anche perché non ce ne sono molte. Ci sono forse Raffaello Sanzio, no, anche perché sto pensando che io lavoro per, cioè adesso sto pensando con una mia amica proprio strutturando un lavoro sulla sua compagnia, ma non abbiamo trovato dei concorrenti particolarmente interessanti. Se mi viene in mente ve lo dico, perché non mi viene in mente. Però ho trovato magari dei canali YouTube carini, ma oppure dei, no, neanche pagine Facebook particolari, no. Comunque no, di compagnie che lavorano bene secondo me non ce n'è, però se mi viene in mente ve lo dico. La compagnia sulla quale sto lavorando si chiama, come cacchio si chiama? Aspetta un secondo. Bottega Rosengild. Si chiama Bottega Rosengild, ma in realtà il lavoro non è ancora partito, quindi secondo me fra 2 settimane si comincerà a vedere qualche cosa. Infatti sto dando veramente una mano, siamo a 427. Perché le compagnie non lavorano, cioè perché le compagnie sono particolarmente complicate? Perché hanno un lavoro abbastanza complesso, nel senso che se un teatro lavora sul pubblico, le compagnie in realtà dovrebbero lavorare sui teatri e sui teatranti. Quindi è tostina. E in questo momento sono stanco, mi devo ricordare. Comunque il canale YouTube con dei bei promo li ho visti. Per esempio un canale che facevo vedere ieri, che non è di una compagnia, però una compagnia potrebbe pensarci di farlo, il canale di Royal Shakespeare Company, che come dotazione normale ha 1 dotazione normale era quella su Winterstein, mi sembra, eccolo qua. Hanno un trailer, un promo, che vuol dire il trailer è proprio un trailer. Il promo è invece lato 3 scena 2, quindi è la registrazione di un pezzo dello spettacolo. Poi, questo potrebbe anche riguardare direttamente una compagnia, c'è What the Audience Thinks, quindi le interviste al pubblico e le interviste al cast. Questo è su un canale YouTube fatto abbastanza tranquillamente, perché i costi non sono altissimi, poi dipende. È chiaro che se tu sei la Shakespeare Company, allora puoi permetterti di riprendere dei pezzi dello spettacolo con diverse telecamere e con una registrazione dello spettacolo fatta apposta per YouTube. Vedete? 2 telecamere. No, 3 telecamere. Però come l'ho, cioè come concetto YouTube, poi se io devo far vedere altri teatri, far vedere altre possibili acquirenti, far vedere in generale, io devo usare il canale YouTube dove mettere i trailer, i promo e poi altre cose che possono riguardare lo spettacolo, le interviste agli attori, le interviste al regista, eccetera. Comunque poi domani se sono ripreso dato mi verranno in mente delle compagnie interessanti.
ma nessuna di queste è meravigliosa, nessuna. Io avrei altre due cose, proprio su, avrei altre due domandine, che proprio l'energia che vedo forse residua. La frequenza dei post. La frequenza dei post minima è 2, anzi adesso stanno diventando 3 alla settimana, e poi dipende quante cose hai da dire. 3 alla settimana vuol dire soprattutto i feriali, perché non pensate che il sabato e la domenica Facebook sia più visto perché siamo a casa, è il contrario, Facebook è meno visto perché abbiamo altre cose da fare o perché magari abbiamo aperto Facebook insieme a altre centinaia di cose. Quindi l'ipotesi è di postare 3 volte alla settimana, il lunedì pomeriggio, il mercoledì e il venerdì entro la mattina, perché poi al pomeriggio ci sono molti uffici pubblici che sono chiusi e quindi la gente è in giro. Scusate, non molti uffici pubblici e anche molti che sono chiusi, o comunque soprattutto d'estate la gente non pensa sicuramente andare su Facebook, ma pensa ad andare in giro. Qual è la frequenza massima? Qua dipende, il mio record è sul Puccini, perché a un certo punto abbiamo avuto talmente tante cose da dire, abbiamo avuto il fatto che i post funzionavano, siamo arrivati a postare 8 volte al giorno, che è veramente tanto. L'ultimo però funzionava, il post che aveva più visualizzazioni in assoluto, che è quello che poi teneva, era il post cosiddetto della notte, che era postato alle 9 di sera, esattamente quando iniziava lo spettacolo, con sempre delle frasi del tipo sta per cominciare, e quindi siamo qui, oppure delle foto da dietro che dice stiamo per entrare, oppure c'è un tempo bellissimo, insomma era un post emozionale. Questo aveva visualizzazioni dalle 9 alle 2 di notte, continuavamo a vedere che cresceva. Se avete quindi un festival, degli eventi in corso, sarebbe il caso di postare anche abbastanza spesso. Su Sensational Umbria ho sperimentato per la prima volta, io almeno, il live tweet, qualche altra volta, e il live post. Il live tweet non è una cosa da fare in maniera continuativa, è una cosa da fare se ci sono degli eventi, vuol dire che tu testimoni attraverso Twitter quello che sta succedendo. Prima lo si faceva sulle conferenze stampa, eccetera. Adesso, per esempio, al Maggio Fiorentino lo facciamo anche sulle prime, e quindi raccontiamo l'evento attraverso dei tweet e anche attraverso dei post. E funziona, perché poi ci sono un sacco di retweet, c'è un sacco di gente che dice in bocca al lupo, complimenti e così. Usare Facebook e Twitter contemporaneamente o in maniera sincrona? Dicendo sempre cose diverse, sempre. Però in maniera sincrona o asincrona? Asincrona. Anche perché Twitter ti aspetti che il twittatore, a parte che poi ci sono anche le circostanze logistiche, perché comunque sei in un palco, cioè sei davanti allo spettacolo, quindi non è che puoi, cioè twittare è abbastanza facile e veloce per Facebook, devi uscire, postare il post e così. Comunque Twitter possono anche essere diverse volte all'ora, Facebook 1 o 2 post. L'ultima domanda su Google Plus, le impostazioni minime, perché nel nostro momento secondo me non ci serve più di tanto. Quali sono? Neanche secondo me, non lo conosco moltissimo. Google Plus può fare, l'unica cosa che ho visto su Sensational Umbria è che puoi fare il profilo e la pagina allo stesso modo di Facebook, la pagina però è decisamente complessa da gestire, Google Plus è complicato da gestire, quindi il profilo con profilo, quindi nel senso anche il profilo personale va benissimo su Google Plus, perché Google Plus ha talmente bisogno di essere utilizzato che ti lascia fare tutto. L'immagine profilo, un'immagine copertina e un embed tranquillo da Facebook e basta. L'embed vuol dire che lo importi dentro Facebook, quando posti su Facebook posti su Google, se non te lo consente fotocopi post e basta, è solo per far vedere che su Google Plus ci sei. Anche perché gente che usa Google Plus veramente praticamente non ne conosco, e come forse si è capito io il mondo web lo frequento. Quindi... Grazie. Grazie mille. Poi i laboratori continueranno tra 2 settimane, il 17 e il 18, ospiteremo 2 direttori di festival internazionali proprio qui, uno proveniente dalla Romania e l'altro dalla Polonia, ma ci sarà tempo poi per tutta quanta la comunicazione. Grazie ad Andrea, grazie al direttore per l'ospitalità, ai tecnici e a tutti quanti. Grazie.